Buongiorno Abruzzo, non vedevo l'ora di tornare a darvi il buongiorno, la squadra al completo di Rete 8 Matinée pronta, carica e sorridente per tenervi compagnia, informarvi, lo sapete, raccontiamo storie, cerchiamo di consumare il tempo in maniera anche costruttiva. E beh, quest'oggi devo dire che la ripartenza non sarà facilissima, perché andiamo ad incontrare Francesco Barone, ambasciatore di pace, appena tornato da una missione in Congo, e ci racconterà storie non piacevoli, ma che ci spingono a delle riflessioni che dobbiamo assolutamente fare, e le faremo insieme. E poi, ancora come ogni lunedì, finalmente riavremo i consigli del nostro life coach Luca Listorti, e sempre il lunedì porterà anche tanti buoni consigli in tema di libri per l'infanzia con la nostra Antonella Ranieri. Ma nel mezzo ci sarà anche un incontro con Francesco Lopiccolo, presidente di Voci di Dentro, giornalista, che vuole raccontarci una storia, abbastanza inquietante. E poi incontreremo un'artista, Sara Camerlengo, che ci mostrerà tante sue opere, tra le quali anche delle bambole di pezza. E infine chiuderemo, ma apriremo in realtà una sinergia con lezioni da chef in cucina, avete capito? Parliamo di Jennifer Di Vincenzo, che ogni lunedì, a partire da oggi, sarà qui nel nostro salottino in compagnia di un grande chef o di un grande produttore abruzzese. Quindi entreremo nelle migliori cucine attraverso grandi storie e grandi racconti. Ma insomma, non abbiamo perso certo l'abitudine di cominciare dall'informazione, ed è con grande piacere che ridò il buongiorno al nostro direttore Carmine Perantuono. Buongiorno. Buongiorno Paola, buongiorno ai telespettatori. Eccoci. Di Matinée. Eccoci, weekend che è passato bene sportivamente, perché... E tu Paola non segui il calcio, però le squadre abruzzesi si sono ben comportate, quindi sono felici i tifosi del Pescara, quelli del Teramo, ma anche quelli del Chieti, che si sta avvicinando ai quartieri alti della classifica in Serie D. Bene. Ma è stata, Paola, una domenica bella, se così possiamo dire, anche per quel che riguarda il bollettino pandemico. Pur parlando di una cosa negativa, diamo una notizia positiva, che riguarda il fatto che positivi ce ne sono un po' meno, per la prima volta dopo tanti mesi. In Abruzzo, infatti, ieri i dati della domenica ci hanno per la prima volta attestato una situazione in cui ci sono meno attualmente positivi, sono più i guariti che i contagiati. Ecco, io sono una di quelle. Vedi? Tu sei una di quelle. Hai fatto numero, 2789, mentre i secondi, appunto, i contagiati sono in calo ulteriore, 2079. Rispetto alla domenica precedente, vedete, questa curva piano piano si sta appiattendo, sì. Speriamo che inizi a scendere, sta cominciando a scendere. Ormai sembra quella la direzione. Per il calo delle terapie intensive, l'Abruzzo sarebbe stato già da giallo da questa settimana, però rimangono le difficoltà nella comunicazione dei risultati, quindi è arancione, ma poi vedremo, parlando della situazione nazionale, che insomma questo discorso dei colori a questo punto lascia il tempo che trova. Tra i focolai ancora attivi fa notizia quello del carcere di Teramo, dove circa un centinaio sono i detenuti positivi. Un agente penitenziario è stato assalito da un detenuto, ferito ad un braccio. Situazione molto tesa all'interno di Castrogno. È ripartita la movida, Paola, anche qualche eccesso nel fine settimana. Risse e tafferugli sabato nella notte a Pescara, all'Aquila, con indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio di oggi ci sarà anche un vertice online tra Marsiglio, sindaci, parlamentari e ordini forensi per scongiurare la chiusura dei quattro tribunali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona. Questo fin qui in Abruzzo, ma a livello nazionale, Paola, dobbiamo ricordare che da oggi il Green Pass ottenuto dopo aver fatto la terza dose ha scadenza illimitata. Bene, molto bene. Stesso discorso vale per chi è guarito dal Covid, si era ammalato dopo aver fatto la seconda dose. Rimane invariata la scadenza del certificato invece per chi ha fatto solo due dosi, ed è quella di 6 mesi. Da oggi parte anche un'altra novità importante. Quale? Relativa al sistema dei colori, quello che dicevo prima, che perde totalmente di significato per i vaccinati. Se una regione finisce anche in zona rossa, le limitazioni specifiche decadono per chi è in regola con le vaccinazioni, ha completato anche il booster. Nuove regole a scuola da oggi.
Asili nido e scuole dell'infanzia, fino a 4 casi di positività al Covid nella stessa classe, l'attività prosegue comunque in presenza. Gli insegnanti e gli educatori saranno obbligati a indossare la mascherina FFP2 fino al 10° giorno successivo alla scoperta dell'ultimo caso positivo. Con 5 o più infetti nella stessa sezione, invece le lezioni sono sospese per 5 giorni. Al termine di questo periodo serve un tampone negativo per tornare a far lezione in classe. Elementari. Fino a 4 casi positivi nella stessa classe, lezioni tutte in presenza, con obbligo di FFP2 per 10 giorni. Con 5 più contagiati nella stessa classe, vaccinati e guariti da meno di 20 giorni, ma anche gli esentati dalla vaccinazione, rimangono a fare lezione in classe con la mascherina per 10 giorni, gli altri devono fare la DAD per almeno 5 giorni. Medie e superiori, ultimo caso, con un caso di positività nella stessa classe, le lezioni proseguono per tutti, ma con le mascherine FFP2, con 2 o più casi si distingue tra i vaccinati, guariti da meno di 120 giorni e gli esentati rimangono in classe e vanno con le mascherine FFP2, gli studenti non vaccinati invece fanno la didattica a distanza per 5 giorni, insomma si comincia ad allentare. Benissimo, e a proposito di studenti, naturalmente continuano gli screening a tappeto su loro e a darcene conto, c'è Luca Pompei quest'oggi, buongiorno Luca! Luca? Buongiorno Luca, ci riprovo, eccolo! Eccoci, mi sentite adesso? Sì, forte. Perfetto. E chiaro. Dove sei Luca? Allora, avrei voluto salutare il vostro ritorno, graditissimo, con un collegamento più degno, ma probabilmente c'è un problema di orari qui al Palacongressi Montesilvano, perché qui, come dicevate giustamente voi, ci sarà lo screening per gli studenti, ma poi abbiamo scoperto stamattina che c'è un'altra iniziativa molto importante, ovvero i medici di base di Montesilvano hanno dato appuntamento qui ai loro assistiti per proseguire la campagna vaccinale, quindi un contributo importante anche da parte dei medici di base sotto attacco, soprattutto da molti Novax da questo punto di vista, e invece sono sempre sul pezzo i medici di base, sono in trincea come tutti gli altri operatori sanitari. Il problema è che non ci siamo con gli orari, perché noi abbiamo il collegamento alle 11 e i medici di base effettueranno i vaccini a partire dalle 12, mentre lo screening qui al Palacongressi Montesilvano per gli studenti è a partire dalle 15. Quindi diamo queste informazioni di servizio intanto. Ma intanto ti abbiamo visto senza mascherina, cosa che non accadeva. Anche perché sono solo al mondo nel deserto, insomma. Nel deserto assoluto, perché pensavamo di trovare più presenze e invece sono solo, quindi è inutile mettermi la mascherina. Però insomma, come dice giustamente Carmine, almeno abbiamo dato un'importante informazione di servizio, anche perché diverse persone nell'attesa sono arrivate per chiedere informazioni e quindi a tutti i montesilvanesi sappiate che gli screening per gli studenti da oggi pomeriggio alle 15 e i medici di base sono qui a disposizione per i vaccini ai loro assistiti qui al Palacongressi di Montesilvano, che insomma in passato ha dato un grande contributo come struttura, soprattutto per quel che riguarda i tamponi. Questo è quanto. Cerchiamo di essere. Tra l'altro vi anticipo, mercoledì un grande collegamento su Rete 8 Matinée con la Guardia di Finanza, un'esibizione dei cani antidroga solo ed esclusivamente per Rete 8 Matinée. Ricordatevi e segnatevi questo appuntamento per mercoledì mattina. Messo in agenda Luca, intanto tieni sempre presente che nel caso intorno a mezzogiorno dovesse uscire qualche notizia che tu ritieni opportuna dover dare ai nostri telespettatori, chiedici la linea senza problemi, perché tanto siamo qui, va bene? Assolutamente sì, a disposizione. Okay. A più tardi. Allora, buon grazie, buon lavoro Luca, grazie. Insomma, hai visto il nostro Luca solo solingo, però insomma tra poco lì succederà di tutto in quel luogo a Montesilvano. Ma adesso, caro Carmine, io vado a ripresentarti perché è stato già con noi
prima di partire per questa missione in Congo che viene a raccontarci Francesco Barone, ambasciatore di pace. Francesco, buongiorno, accomodati pure, vieni, vieni. Eccoci. Bentornato. Buongiorno, grazie, buongiorno, bentornato. In ogni buongiorno. Senso, bentornato qui, ma bentornato dal Congo. Adesso grazie, ci devi raccontare tante cose. Grazie. Che non vorremmo ascoltare, sono certa. È il caso, perché, è il caso invece di sentirle. È il caso di aprire bene le orecchie. Grazie Carmine. Ci vediamo dopo per le anticipazioni del TG. Francesco, accomodiamoci. Grazie. Pure, eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti intanto. Buongiorno, intanto come stai? E la domanda è proprio una domanda che vuole, come dire, richiede sto bene, una dai. Risposta pensata. Sto bene, sì sì sì, sto bene, sono contento appunto di essere qui, di nuovo a voi, di nuovo grazie per l'invito e per dare voce a tante persone che vivono in condizioni di estrema povertà e di vulnerabilità. La scorsa volta, te lo dicevo anche a telecamere spente, mi hai commossa. Io oggi terrò duro, anche se so che ci racconterai cose non facili, perché la scorsa volta appunto eri pronto a partire per la tua 55esima missione in Congo, un luogo dove, lo dicevamo, insomma, sono tantissimi i, diciamo, gli argomenti che vanno un po' contro ogni tipo di dignità umana, no? Si parlava di violenza sulle donne, bambini, bambini soldato, insomma cose veramente difficili anche da dire, figuriamoci, da vedere con i tuoi occhi, Francesco. E beh, raccontaci com'è andata. Dunque, la missione è andata molto bene, sono stati realizzati tutti gli interventi previsti. Abbiamo appunto dato inizio a questa scuola, a questa importante scuola nel centro Quetu. Abbiamo realizzato un forno per la produzione di pane, quindi tante famiglie hanno ogni giorno hanno la possibilità di mangiare. E quindi abbiamo portato avanti tutte le attività previste prima della partenza. Nel contempo abbiamo continuato a sostenere l'ospedale Rusaiu, che ospita le madri poverissime partorienti e poi consente di curare tutti i bambini appunto che nascono a seguito di questi parti. E la missione quindi è andata bene? Molto bene. Cosa ti ha lasciato te personalmente questa esperienza? Beh, ogni missione chiaramente lascia tanto, lascia chiaramente la soddisfazione di avere aiutato tante persone, però nello stesso tempo ancora un po' di rabbia, un po' di delusione rispetto a quello che accade, rispetto a quello che si vede, no? Si vede la disperazione di migliaia di persone, la disperazione dei bambini, ma soprattutto delle madri e dei papà che non hanno possibilità di dare sostegno e di dare un minimo di consolazione ai bambini. Questo, diciamo, è il dramma principale che si vive e che si riporta al ritorno dalla missione. Ma qual è in questo momento la principale emergenza lì, Francesco? La principale emergenza è quella che dura ormai da secoli. Il tema della fame, il tema dell'acqua potabile, il tema delle cure che non ci sono, le medicine, l'alimentazione, la scuola, la scolarizzazione. Ormai è una questione annosa che secondo me non si intende risolvere, i bambini non hanno la possibilità di mangiare, tanti sono all'interno degli orfanotrofi che noi sosteniamo, penso all'orfanotrofio Flamme d'Amour o all'orfanotrofio Mamma Wawote. C'è questa disperazione perché non c'è cibo. E tanti bambini muoiono di fame, tante famiglie sono in una condizione di estrema vulnerabilità. Si sta facendo molto, ma mi sembra che a farlo siano soltanto le associazioni, come appunto Help Senza Confini, che è l'associazione di cui sei presidente. Si sta facendo poco, non c'è volontà di risolvere questi problemi. Dall'alto, non c'è questa assunzione e come dicevi giustamente tu, bisogna affidarsi a delle associazioni grandi, medie o piccoli che cercano di fare tutto il possibile affinché queste popolazioni possano vivere una condizione di maggiore dignità. Bisogna fare tanto perché si sta sottovalutando il problema che esiste, il problema della fame, il problema della sanità, ma anche il problema della scolarizzazione. Milioni di bambini non hanno la possibilità di andare a scuola, noi stiamo facendo tutto il possibile per garantire l'istruzione e quindi l'accesso all'istruzione anche ai bambini più poveri. Stiamo vedendo tra l'altro delle immagini che ci hai riportato fresche dal Congo, come ti chiedemmo la scorsa volta, devi farci vedere insomma quelli che sono... Quelle che si possono
atmosfere che si possono percepire poi attraverso queste foto. Come siete accolti dalla popolazione, Francesco? Siamo accolti molto bene. Adesso chiaramente abbiamo stabilito dei rapporti molto reciproci, quindi c'è una reciprocità, c'è un'intensità emotiva sia da parte loro che da parte nostra. Abbiamo avviato proprio dei progetti di cooperazione importante, perché la cooperazione funziona quando c'è reciprocità, quando non si invade la popolazione ma si concerta insieme a loro gli interventi da portare avanti. Ecco, questo ad esempio sì. È l'orfanotrofio, questa foto è l'orfanotrofio Mamma Wawote. Un orfanotrofio che ospita, non posso dire il numero esatto perché due mesi prima oscilla. Ne ha 100, poi ne ha 120, poi ne ha 150, poi qualche bambino purtroppo muore per malattia grave, eccetera. Francesco, tu hai la sensazione, andando in quei posti, che se ciascuno di noi facesse, ma veramente poco, però quel poco messo insieme, davvero si potrebbe cambiare la vita di queste persone? Certo. Perché noi lo diciamo sempre, fate anche poco, quello che potete, no? Però siccome le realtà da cambiare sono talmente tante che non sai dove prima devi andare, no? Però in quel caso lì, perché tu di quello puoi testimoniare, veramente si può cambiare la vita di queste persone? Certo. E ti chiedo, c'è la loro volontà di cambiarla o ormai è endemica e culturale la loro condizione? C'è la possibilità di cambiare la loro esistenza, la loro vita. Bisogna però che si passi dalla poesia alla pratica. Ci sono troppe poesie, troppe cornici poetiche, troppe chiacchiere, troppe parole. Lì bisogna intervenire con progetti concreti, portare il cibo, portare le medicine e garantire loro l'accesso all'istruzione. È ovvio che loro hanno la volontà di voler cambiare e di poter cambiare, ma non possono perché non hanno alcuna possibilità. Lì si muore di fame. Cioè si muore di fame, si muore per dissenteria, si muore per la malaria, necessitano che vi siano degli interventi, cioè è necessario che vi siano interventi incisivi per risolvere questi problemi. Però la situazione è una situazione disperata, penso ad esempio alla Repubblica Democratica del Congo, agli ultimi episodi che si sono verificati, penso all'uccisione ad esempio della signora Anna Maria Bohoro, che è un'attivista per la democrazia, per la pace, una forte sostenitrice del premio Nobel Denis Mukwege, che è stata uccisa appunto a diversi chilometri di distanza da Bukavu. Oppure penso a quello che è capitato una settimana fa nel rifugio, nel campo profughi, dove 60 persone sono state trucidate, sono state ammazzate appunto dai gruppi ribelli, che hanno lo scopo di avere che cosa? Di avere la priorità sulla gestione e sul comando di quelle terre dove ci sta il coltan, cobalto e oro. E lì c'è un'altra questione fra, certo, ad esempio diverse, certo, etnie, l'etnia Lendu e l'etnia Eba, che sono praticamente agricoltori e pastori. Detta così sembra una situazione molto più grande di noi. Forse quello che possiamo fare è andare proprio nella piccola storia di ciascuno di questi bambini, perché il sistema, pensare di cambiarlo, sai Francesco, la vedo dura, difficile, poterlo fare noi piccoli. È molto dura, è molto dura poter cambiare la situazione generale, però io ritengo sempre, controvertendo un po' quella che è la teoria delle una goccia nell'oceano, salvare una vita umana è un oceano nella goccia. Se si continua a pensare che non servono interventi anche piccoli, non si comprende di quanto sia importante salvare anche una vita umana. Certo. E arrivare lì, portare del cibo, portare medicine, significa salvare vite umane. Se qualcuno che ci sta seguendo volesse fare di sua iniziativa qualcosa di, diciamo, tendere una mano, no? Ora, al di là di farlo attraverso voi, attraverso associazioni assolutamente inserite nel territorio, lo consigli di prendere e andare o... No, assolutamente no. Sconsiglio assolutamente di prendere e andare in determinati posti, bisogna avere la certezza di essere seguiti da persone competenti del posto, di riferimenti importanti, di referenti che conoscono la situazione. A Goma lo sconsiglio totalmente di andare, ma anche in altri posti dell'Africa subsahariana. I rischi sono altissimi e bisogna essere chiaramente prudenti ed esperti prima di recarsi in missione umanitaria. Dicevamo prima, riassumendo un po' quelle che sono le emergenze in quel territorio, ricordiamo stiamo parlando del Congo, e dicevo violenza sulle donne, la fame
è sicuramente un tema quotidiano, così come bambini soldato, ma vi state muovendo molto anche in termini di turismo sessuale. Contro il turismo sessuale, purtroppo l'Italia, e qui c'è da tirare un sospiro veramente non di sollievo ma di disperazione, l'Italia gode di primati su questo tema, confermi Francesco? Confermo, l'Italia è tra i primi 6 paesi al mondo che ha questo tristissimo primato di persone, di uomini senza scrupoli che si recano in questi paesi poverissimi per il cosiddetto turismo sessuale e per lo sfruttamento dei bambini e delle bambine. È una piaga gravissima, una piaga che mette in evidenza che cosa? Che mette in evidenza la violenza, l'aggressività da parte di padri, no? Che magari salutano i loro figli, le loro mogli e si recano in questi posti per sfruttare le condizioni di vita in cui vivono milioni di bambine e di bambine. L'Italia, appunto, come dicevo, rientra tra i primi 6 o 7 paesi, unitamente alla Cina, alla Francia, alla Germania, che ha questo triste primato. Servono interventi incisivi, per esempio. Come si può fare? Per esempio, Francesco, passando ad esempio dal punto di vista legislativo, da riconoscere la violenza sui bambini e quindi lo sfruttamento dei bambini come crimine contro l'umanità. Questo lì, non... intendi lì, in quei luoghi? A livello internazionale. Perché non è così. Non è così, non è un reato, ma non è considerato un crimine contro l'umanità. Poi qual è il problema? Certo, ci sono delle legislazioni anche in quei paesi, ma in molti casi che cosa fanno non tutti ovviamente, alcuni agenti di polizia compiacenti, quando prendono in flagranza di reato il cliente, quindi la persona che va a sfruttare i bambini, chiude un occhio grazie alla donazione che il cliente fa al poliziotto. E quindi praticamente questi reati restano impuniti e quindi continuano questa sono situazione. Luoghi talmente poveri che ti compri le persone con pochi gettoni. Durante la conversazione di alcuni convegni, Paola, mi è stato riferito da alcune persone che conoscono meglio di me questi fenomeni, che i bambini per certi paesi rappresentano come dei veri e propri monumenti da andare a visitare, come se fossero tanti musei, come se fossero tanti colossei. Fanno parte, di un arredo che serve a fare che cosa? A portare, a consentire lo sviluppo di quell'economia. Perché andare lì significa non solo sfruttare i bambini, significa portare i soldi, significa andare a mangiare ai ristoranti, significa dormire negli alberghi, eccetera, eccetera. Ma come si può? A Bangkok, per esempio, i bambini chiamano coccodrilli i pedofili, cioè quelle persone che durante il giorno distribuiscono dei volantini ai turisti che vengono dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, e in questi volantini ci sono praticamente gli indirizzi di tutti i locali per soli maschi. I maschi arrivano, gli uomini, e trovano le bambine all'interno di questi locali. Cioè, io sai cos'è che non riesco veramente a digerire? Non a capire, a digerire proprio. Come si possa a livello internazionale non muoversi? Cioè, come si possa sapere? Perché tanto si sa. Cioè, se lo so io che voglio dire, vivo in un paese dove queste cose dovrebbero, insomma, culturalmente farci schifo un po' nell'insieme, no? E lo sanno tutti, Francesco. Perché a livello internazionale non si agisce? Cioè, quali sono gli interessi? L'altra volta ne parlammo, ma ne parlammo in termini non di questa piaga del turismo sessuale. In questo caso, cosa ha da guadagnare a livello veramente internazionale? Hanno da guadagnare i paesi dove si recano i clienti per il turismo sessuale. Sì, no? Ma gli altri paesi che potrebbero sono fare disinteresse, qualcosa? No, è disinteresse. È vergognoso. È disinteresse verso l'infanzia, verso i bambini e verso le bambine. C'è questa proprio disattenzione, questa distrazione verso questo. Però è una cultura un pochettino ormai estesa, non solo nei paesi poveri, la disattenzione nei confronti dell'infanzia, nei confronti dell'adolescenza. Vorrei dire a tal proposito che non sono solo i maschi, gli uomini che si recano nei posti per sfruttare gli infanti, per sfruttare i bambini, ci sono anche le donne che ovviamente non vanno a sfruttare i bambini. Vanno ad adescare gli adolescenti, e quindi ci sta proprio una fetta di persone anche di genere femminile che per esempio si reca in Kenya o in altri posti
ad alta densità turistica che vanno lì proprio in cerca di avventure con gli adolescenti, quindi magari anche con maggiorenni, ma comunque c'è una buona fetta, sicuramente inferiore rispetto a quella maschile anche da parte delle donne. Io sono senza parole, Francesco, veramente sono senza parole. Cosa possiamo fare in questi casi? Perché qui non credo che sia un fattore economico, non c'è da allungare l'euro. Cosa si può fare attivamente perché si ascoltino le voci di chi grida basta? Io credo che voi lo state già facendo, Paola. Il fatto di dare voce a questi argomenti, che sono argomenti molto complessi e molto delicati, è già un passo avanti. Per esempio, diciamo che l'opinione pubblica non è sempre sensibilizzata anche attraverso canali di comunicazione più efficaci, nazionali e internazionali. Io in un articolo che è stato pubblicato pochi giorni fa, proprio relativamente alla sensibilizzazione su questo tema, avevo detto, in accordo con altre iniziative già avviate, non è una mia idea, ma è già un'iniziativa che era stata proposta, quella di mettere dei cartelloni all'interno degli aeroporti internazionali, con dei cartelloni con su scritto il turismo sessuale è un crimine contro l'umanità, potrebbe essere tua figlia. Certo. Non è un deterrente, per carità, non risolverebbe il problema. Però magari è una questione di coscienza. Però per ciascuno questione, di una voi. Questione di sensibilizzazione, certo. Almeno a sensibilizzare rispetto a questo tema. E si può fare? Non ci sono, come dire, controindicazioni legali? E non ci sono controindicazioni, anche lì la volontà di volerlo fare. Chi lo fa? Chi è che si assume la responsabilità di fare questa importante promozione di campagna rispetto a questa ipotesi, no? A questa proposta. Le leggi ci sono in alcuni casi, non vengono applicate, quindi serve che cosa? Una maggiore durezza rispetto a questi fatti, a questi aspetti. Per quanto mi riguarda, un signore che va a sfruttare un bambino o una bambina che vive in condizioni di estrema vulnerabilità, di estrema difficoltà, dovrebbe essere rinchiuso in carcere a vita, non avrebbe nessun diritto. Già che l'hai chiamato signore, Francesco, ecco, proprio. Allora, pseudosignore dovrebbe essere. Pseudosignore proprio. Perché abusa chiaramente di chi vive in una condizione di estrema povertà. Ma anche perché partire da un paese come l'Italia, che è un paese che ha una cultura che dovrebbe aver fatto tanto progresso in termini di rispetto della dignità altrui, dell'infanzia, neanche a dirlo, e mettere, come dire, da parte tutto questo progresso culturale che abbiamo fatto, sì. Prendere e partire, andare a trovare poi che tipo di soddisfazione, non riesco neanche a immaginarlo. Stiamo parlando di deviazioni mentali, Francesco, perché non può essere un problema solo culturale, è una deviazione. Sicuramente è pedofilia, deve essere una parola per definirlo. Sicuramente deve essere una sorta di perversione e di deviazione mentale. Sì. Poi però c'è un altro fatto principale: la certezza di essere impuniti e la volontà di manifestare agli altri, a se stessi, la propria superiorità. C'è una forma di razzismo, c'è una forma di non riconoscimento dell'altra persona. Io provo a immaginare il momento prima della partenza, la preparazione della valigia, pochi pantaloni, un po' di magliette di cotone. Si dice ai familiari che si va magari a Cuba per migliorare i passi delle danze latinoamericane, oppure in Brasile per migliorare il samba, oppure si dice che si va, che ne so, nella Repubblica Dominicana, oppure andare in Cambogia o in Thailandia per andare a vedere le bellezze paesaggistiche. O partire per affari, perché sono uomini che partono da soli, o no? Partire quindi con la giustificazione più, la motivazione più utilizzata, partire magari. Per affari. Si mette qualche affari. Collanina d'oro, qualche collanina d'argento, si compra un po' di cibo arrivati sul posto, e siccome lì si muore di fame, si può acquistare una bambina o un bambino anche per pochi chili di riso. Allora, Francesco, noi, lo sai, insomma, siamo assolutamente partecipi, sì, delle vostre azioni, delle vostre missioni. Siamo qui non solo per raccontarle, ma anche per suscitare davvero interesse da parte di chi ci segue, perché, ecco, dice bene Francesco, a volte la sensibilizzazione può portare magari
quel signore che ci sta guardando un po' senza scrupoli a ripensarci, ma ne basterebbe uno, se già abbiamo fatto cambiare idea già a uno, miracolo. È già un grande successo, Francesco, e le donne, che dire, state guardinghe, non lo so, non so da che parte prenderlo. Paola, è la ferita della modernità, ecco, qui dobbiamo dire che chiaramente sono a rischio tutti i valori che hanno retto la nostra società, il rispetto alla dignità, della pace, dei diritti umani, eccetera. Questi sono argomenti chiaramente molto toccanti, molto seri, ma che comunque ci fanno riflettere anche a ciò che succede in Italia e in Europa. Per esempio, durante il periodo natalizio a Capodanno sono accaduti quei fatti da parte di alcuni gruppi di giovani che hanno aggredito e hanno violentato altre ragazze. Bisogna capire che il futuro dipende da ciascuno di noi, da ciò che sapremo meritarci. La pandemia, l'avevo scritto proprio nei primissimi mesi di questa pandemia, che sta scoperchiando, sta smascherando, sta togliendo la maschera dall'umanità, e ci sta dicendo una cosa: siamo fortemente interconnessi uno con l'altro, certo. Siamo fortemente interconnessi, però credo che sia necessario essenzializzare i concetti significa che finché ci sono persone che mangiano una volta ogni 10 giorni e persone che mangiano 10 volte al giorno, bisogna dire con fermezza, con forza e con decisione che questa è una ingiustizia sociale. È un'ingiustizia sociale che ci sono 40, 50, 60 ultramiliardari che dispongono della ricchezza equivalente a quella di 5 miliardi di persone. Non si ha il coraggio di dirle queste cose. Non si ha il coraggio di dire, perché si pensa che nel dire queste cose si fanno delle affermazioni di tipo ideologico, politico. Questo è un concetto umano, non è un concetto, certo, politico. Certo. Non distribuire equamente le risorse, non consentire alle persone di acquisire i diritti più elementari, che sono il cibo, l'istruzione, le cure mediche, certo, significa vivere in una società che è una società inqualificabile ed è una società ingiusta. Assolutamente d'accordo, Francesco. Toglimi una curiosità. Tu sei portavoce in Italia del premio Nobel per la pace Denis Mukwege. Sì. Cosa ti dice lui quando parlate tra di voi? Quali sono le richieste che lui ti fa, o la, non so, le frasi che ti dice, che ti colpiscono? Le frasi che di mi più? Dice, Paola, sono queste: quelle di sensibilizzare il più possibile. Da lui ho ricevuto diversi documenti proprio di diffusione del suo pensiero, quello relativo alle ingiustizie sociali, quello relativo alla promozione della pace, eccetera. Denis Mukwege è un gigante della pace, un gigante della società, ha operato oltre 50.000 donne che non sono state solo violentate, sono state sfregiate. E a lui sono stati dati dei riconoscimenti mondiali, internazionali, penso per esempio al premio Sakharov, penso per esempio al premio Nobel per la pace. Abbiamo avuto modo di parlare diverse volte, soprattutto a Bukavu, nel centro Panzi, l'ospedale che lui ha fondato e grazie al quale si curano tantissime persone, uomini e donne che vivono in condizioni di povertà. Abbiamo parlato anche a Roma, e lui appunto pone in evidenza questo fatto. È dovere di ciascuno di noi, insomma, impegnarsi per difendere, secondo le proprie possibilità, per far sì che questa società possa essere cambiata. Lui poi diventa a un certo punto molto severo, molto rigido. Dice: chi non si impegna e chi non fa il possibile, secondo sempre le possibilità di ciascuno di noi rispetto a questo tema, è complice di quello che accade. E ha ragione. Quando ripartirai, Francesco? La nostra missione è prevista per quest'estate, per la prossima estate. Noi stiamo progettando un'altra cosa. Nel centro Quetu, che è questa struttura importante che sorge nel centro di un quartiere poverissimo, nell'estrema periferia di Goma, stiamo prevedendo un presidio sanitario e farmaceutico. Accanto alla scuola che abbiamo realizzato, accanto al forno, ci sarà un centro per consentire alle persone poverissime, madri, papà e bambini, di poter fare delle visite periodiche assolutamente gratuite. Faremo un'importante campagna incisiva per quanto concerne invece la consegna di medicinali per sconfiggere la malaria. E quindi alla fine abbiamo realizzato, all'interno di questa struttura che abbiamo creato, realizzato in 3 anni, 3 pilastri fondamentali: la sanità, l'alimentazione e l'istruzione.
Che belli che siete. Francesco, come vi possiamo aiutare? Ricordiamolo ancora una volta. Lo state già facendo, così è già una forma di aiuto. Ma per chi è a casa che volesse tendervi una mano? Per chi volesse tendere una mano può fare andare, seguirmi e cercare di fare delle donazioni anche piccole, perché se 10 persone dovessero donare 10 euro sono 100 euro e io con 100 euro compro 130 kg di riso. E 130 kg di riso significa sfamare per alcune settimane almeno 10 famiglie. È sufficiente cercare help senza confini in rete? Sì, sufficiente cercare help senza confini o andare sul mio profilo Facebook Francesco Barone e vedere tutte le iniziative che stiamo portando avanti. Però questo che è importante, Vale, è importante quello che voi state facendo. Dare 10 euro e girarsi dall'altra parte non serve. È più importante un'attività di sensibilizzazione come la vostra. È più importante, ad esempio, girare per le scuole, sensibilizzare i ragazzi, eccetera, eccetera. Perché può capitare che uno, per lavarsi la coscienza, faccia una donazione di 10 euro e finito lì. Io dico sempre una cosa, attenzione, ci sono dei casi in cui noi non abbiamo la possibilità di donare concretamente qualcosa agli altri, però abbiamo il dovere di guardare in faccia agli altri. Certo. Questo non accade, non accade. Si esce dai supermercati, si lanciano magari anche per terra 2 euro alle persone senza rendersi conto che siamo di fronte a una persona, a un essere umano. Il problema sostanziale nella società attuale è questo, che alcune persone non vengono considerate esseri umani e gli esseri umani non vengono considerate persone. Non è una retorica. Con la pancia piena ci sono troppe persone che dicono quello che bisogna fare e non lo fa. Spetta la pace, è piaciuto questo slogan che ho cercato di dire e di diffondere negli ultimi mesi. La pace non si predica soltanto, la pace si pratica. Certo. Dire com'è bello, sarebbe bello fare così. Uno resiste perché è un uomo di pace, però ci sarebbe anche da dire qualche volta, trasforma questo sarebbe bello nel farla, quella cosa che sarebbe bello. Come sarebbe bello fare questo? Come sarebbe bello fare quest'altro? Fallo. Tutte belle parole, però fallo, no? Come quelli che dicono che bisogna aiutarli a casa loro. Non è sbagliato dire aiutarli a casa loro, ma aiutarli a casa, vai ad aiutarli a casa loro. Questo è il tema. Francesco, noi ci siamo. Ma penso grazie. Che questo tu l'abbia capito. Ci siamo e ci saremo. Grazie per essere stato. Grazie a te, grazie a voi, grazie alla vostra emittente per l'ospitalità e per avermi dato, no? Per aver dato voce a me, e dare voce a me significa darla a milioni di persone che vivono in condizioni veramente di estrema povertà. Grazie di avercelo permesso. Pubblicità, tra poco con noi Luca Listorti si torna ai suoi buoni consigli da grande life coach. Ed eccoci qua, siamo tornati, per chi si fosse messo all'ascolto e la visione solo adesso di Rete 8, di Rete 8 Matinè, sì, ufficiale, siamo tornati, è stata una settimana difficilissima, lontani da voi, ma adesso l'intera squadra di Matinè è pronta a ricominciare, anzi lo abbiamo già fatto. Insomma, io spero vivamente che non abbiate perso l'incontro con Francesco Barone, che è sempre prodigo di grandi riflessioni che è giusto fare, ma... Ah, sorrido, perché continuiamo nel mondo delle grandi riflessioni, lo facciamo sperando di migliorare la nostra e la vostra vita con il life coach di Rete 8 Matinè, Luca Listorti, bentornato. Buongiorno Ti siamo Paola. Mancati? Molto, tantissimo. Spero che sia mancato anch'io a voi. A me tanto, io ho bisogno dei tuoi consigli. Poi so che oggi tratteremo un tema che ci vede tutti protagonisti, Luca. Esattamente. Dillo tu. Lo dico io. Dillo tu. Lasci dillo a me tu. Questo onore. Onere al limite. Ok, allora l'argomento che avevo pensato di portare oggi era la nostra capacità di resistere alle difficoltà e ai cambiamenti. Ma soprattutto come poter migliorare questa nostra capacità. La famosa resilienza. Parola che da qualche anno, quando è stata sdoganata, se non sbaglio, da Luciana Littizzetto in televisione, è diventata, insomma, come dire, nella bocca di tutti, e molti non sanno neanche il vero significato di resilienza. Esattamente. Ma diciamo che la resilienza, per agganciarmi alla tua
parola e a qual è il suo significato, sostanzialmente deriva dalla metallurgia, che è una caratteristica dei materiali di deformarsi ma di non rompersi. Nella psicologia è stata, diciamo, acquisita, mutuata, questa, sì, mutuata dalla metallurgia, e con resilienza, col termine resilienza si sta ad indicare la capacità di resistere alle difficoltà e addirittura di uscirne addirittura avvantaggiati, e quindi rafforzati e trovarne giovamento, o comunque poter ripartire con più forza e con più energia. Come argomento, ovviamente un argomento di primaria importanza, proprio in ragione del fatto di tutto quello che noi abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in questi due anni di pandemia, e quindi di come noi rispondiamo come esseri umani ad un cambiamento che non c'è stato, che non abbiamo voluto, certo, ma che ci è in qualche modo stato imposto. E quindi chiaramente, mentre noi decidiamo di fare un cambiamento con la nostra volontà, ovviamente abbiamo un motivo che ci spinge a farlo e siamo proattivi in quel senso, quando invece subiamo un cambiamento e quindi subiamo una situazione, subiamo delle difficoltà, subiamo delle circostanze che ovviamente ci mettono a dura prova. Già. E in questa situazione interviene quella che è una capacità innata di noi esseri umani, che è appunto quella della capacità di resistere alle difficoltà, di questa famosa resilienza. Perché dico innata? Perché noi nasciamo esseri resistenti, noi non nasciamo come esseri fragili. Perché? Noi deriviamo da un'evoluzione umana, sì, nella quale i nostri antenati e quelli che ci hanno portato poi fino ad oggi hanno dovuto affrontare delle situazioni di tragedie, di disastri naturali, e quindi hanno dovuto in qualche modo resistere a delle difficoltà che oggi potrebbero sembrare insormontabili. Nel caso della pandemia siamo venuti a contatto con un virus che ha portato ovviamente alla distruzione dell'essere umano, perché ci sono stati tantissime morti. Quindi quando si parla, certo, di cambiamento, di vera e propria tragedia, perché attiene alla sopravvivenza dell'essere umano, certo, chiaramente ci sono delle reazioni dell'essere umano anche ataviche. Certo, perché nell'evoluzione dell'essere umano, della serie, resistono, cioè va avanti chi resiste, va avanti chi, cioè i più fragili periscono, proprio perché è nella speranza dell'evoluzione continua. Allora, Darwin sostiene che non è la specie che è capace di resistere maggiormente, la specie più forte ad andare avanti, ma è quella che riesce a resistere al cambiamento e a modificarsi, ad adeguarsi al cambiamento, all'evoluzione, certo. È corretto, e quindi i geni che resistono sono quelli che si riproducono poi. certamente. E così arriveremo chissà un giorno a vivere 200 anni. Chissà, chi può dirlo, chissà, potrebbe, può anche dirlo? Potrebbe anche succedere. Oddio, 200 anni, che fatica però. Sì, poi occorre inventarsi le cose da fare. Vabbè. Insomma, noi stiamo vivendo un momento che richiede tanta resilienza. Assolutamente, Luca. Sì, ma nonostante il fatto che noi nasciamo con questa capacità innata, poi è chiaro che nel corso della nostra vita c'è chi la riesce a sviluppare maggiormente e chi la sviluppa di meno. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto di come si sviluppa una capacità di resistere. Ovviamente si sviluppa nel disagio. Certo. Nelle situazioni in cui noi dobbiamo affrontare, lottare, combattere contro ovviamente delle difficoltà, degli ostacoli e anche delle tragedie personali, e lì ovviamente fa la differenza chi affronta questa situazione con una volontà, una determinazione, una perseveranza nel proseguire e andare avanti, da chi invece pensa, certo, di potersi, io scusate ma oggi ma figurati, sono i riflettori qua. No, ma infatti oggi è cambiato anche il clima e fuori ci sono 18 gradi. Ma sì, è vero, io sono venuta imbottita e alla fine invece faceva caldo, ma meno male. E quindi insomma resistere, ma anche la temperatura probabilmente
Dobbiamo lottare per resistere. Per resistere alla temperatura, alla temperatura, al freddo, al caldo, che anche certo. Lì dicono che è una questione mentale. E certo, quindi, certo. E beh, dicevi appunto che insomma noi quando siamo sottoposti alla necessità di lottare, alla necessità di far fronte a dei cambiamenti, insomma a situazioni impegnative, lì cacciamo la nostra capacità di resilienza, che io credo per molti, almeno in questo caso della pandemia, sia anche stata una sorpresa. Magari molti non sapevano di avere questa capacità, perché noi non sappiamo fino a che punto siamo in grado di sopportare. E proprio quando siamo chiamati ad affrontare delle difficoltà grandi, enormi, tanto più riusciamo a comprendere di quali capacità siamo, diciamo, portatori. E quindi sicuramente per molti è stata una sorpresa. Ci sono anche state molte persone che invece sono andate alla deriva rispetto a questa certo. situazione. Cioè, perché perché questo adesso mi incuriosisce. Allora, persone che hanno questa resilienza e persone che non ce l'hanno, è un fattore innato, è un fattore che si può, è qualcosa che si può imparare, la resilienza? Assolutamente sì. Premesso che un fattore è un elemento innato, quindi ce lo abbiamo dalla nascita, solo che chiaramente a seconda del tipo di vita che noi abbiamo condotto ne sviluppiamo determinate caratteristiche, determinate capacità. La capacità della resilienza chiaramente prolifera e si sviluppa quando sin da piccoli noi siamo abituati ad accogliere il disagio come parte della nostra vita, a fronteggiare delle difficoltà e a cercare di essere spronati anche da chi abbiamo intorno a dare il meglio, a non avere tutto facile. E quindi chiaramente da questo discorso estrapoliamo l'idea che dall'altra parte, quando abbiamo tutta la vita molto semplice, c'è chi ci protegge, diciamo, in maniera eccessiva, quando non scappiamo dalle situazioni problematiche e quindi non le affrontiamo, questo non ci permette di sviluppare una capacità di resistere. Quando ad esempio, questo nell'esempio dello sport è fondamentale, perché lo sport, una delle cose che ti insegna è proprio il fatto di raggiungere dei risultati occorre che tu ti impegni. Certo. E per superare i tuoi limiti occorre che tu fai uno sforzo che possa portarti oltre quei limiti. E implica quindi una resistenza ad uno sforzo, ad un disagio, ad una difficoltà, che se non diciamo perseverante nel tempo non ti permetterà di raggiungere quell'obiettivo. Quindi lo sport certo. È proprio evidente, perché hai al contatto della sofferenza è immediato quando ti alleni. Certo. E anche la tua capacità di fronteggiarla, quella, no? Di fronteggiare quell'ostacolo è tangibile. Assolutamente, no? Sì. È come quando certo. chi corre ogni giorno riesce a fare quel 100 metri in più, quel 100 metri in più, quel 100 metri in più, e lì insomma ci si rafforza. Ma anche come io ho sopportato determinati allenamenti. Certo. Puoi fare degli allenamenti che hanno un risultato, diciamo, in termini di tempo lo stesso, però la tua percezione di come tu hai tra virgolette sofferto quell'allenamento e potrebbe essere diversa, perché hai imparato a gestire quel tipo di sofferenza, perché la conoscevi, perché te l'aspettavi. Mentre se noi siamo convinti che la vita è tutta rose e fiori, che la vita è giusta, per riconnetterci anche a quello di cui parlava precedentemente l'ospite di prima, sì. Invece no, invece la vita è un insieme di tantissime cose e noi non possiamo fare come il pessimista che si aspetta il peggio sempre, ma non possiamo fare neanche come l'ottimista che si aspetta che non succeda mai niente. Certo. Dobbiamo essere realistici, e realistici significa ok, io posso andare in, posso, mi può capitare nella vita qualcosa di sofferente, mi può possono capitare dei disagi, delle difficoltà. La differenza fra la persona resiliente e la non resiliente è: la persona resiliente accetta che ci sia questa possibilità, l'accoglie e la fronteggia. E tutto questo è legato anche alla nostra visione delle cose, a come noi
interpretiamo le cose che ci accadono, gli eventi che ci accadono e quindi di conseguenza le azioni, che al comportamento che ne tiriamo fuori in base a questa nostra interazione in termini di interpretazione. Io credo che chi adesso ci sta ascoltando da casa si riconosca in una delle due versioni, cioè sono un soggetto resiliente, guarda come sto affrontando la situazione, che sia pandemica o qualunque altra della vita, e c'è invece chi dice, ecco, vedi, a me invece mi butta giù, cioè io non sono in grado di attraversare l'ostacolo, io insomma la prova non l'ho superata. Ecco, alla luce adesso di queste due visioni e consapevolezze, tu cosa ti senti di dire a ciascuno di loro, Luca? Sicuramente una cosa che mi sento di dire così nell'immediato è che i pensieri sono solo pensieri e non rappresentano la realtà. Questo significa che noi abbiamo una proliferazione di pensieri veramente enorme. E quindi se noi ad ogni cosa che pensiamo gli diamo la concretezza che questa sia effettivamente la realtà che noi viviamo, abbiamo un bel problema, perché considereremo reale tutto ciò che pensiamo. Quindi tu stai dicendo alla persona che si sta buttando un po' giù che probabilmente quello che pensa non è lo specchio della realtà, magari è resiliente ma non lo sa, non ne ha consapevolezza. Assolutamente sì. L'idea che noi abbiamo del mondo, ne abbiamo parlato anche in precedenza, e deriva ovviamente dall'influenza che noi abbiamo avuto sin da piccoli, dalle persone che avevamo come punto di riferimento, dall'ambiente in cui abbiamo vissuto, quindi se era un ambiente molto confortevole che ci ha protetto da qualsiasi tipo di ferita, non ci ha permesso di sviluppare questa capacità, ma ce l'abbiamo. Dall'altra parte invece chi ha dovuto vivere in un ambiente ostile, con tante difficoltà per arrivare a fine mese, anche giornalmente, o che aveva una persona di riferimento che ovviamente non gli agevolava la vita, ma piuttosto al limite gliela cercava di rovinare o comunque renderla più difficoltosa, allora lì ci può essere questo switch, ci può essere questo cambio e quindi per sopravvivere, perché noi come istinto abbiamo quello della sopravvivenza, per sopravvivere in un ambiente ostile ho necessità di sviluppare delle capacità che mi portino fuori, che mi facciano resistere e che mi portino a raggiungere poi degli obiettivi che io vorrei oppormi. Ma quindi la consapevolezza della resilienza, per parlare all'altro telespettatore, quello che invece dice vedi io come resisto, come tengo botta, è sempre positiva la consapevolezza di quella capacità? Qui dobbiamo fare un distinguo. Occorre capire se la persona che dice a se stesso devo resistere lo dice in termini di doverizzazione, in una sorta di devo far vedere che sto resistendo, devo far vedere che io ce la sto facendo. Lì c'è un ego che prende di mano la situazione. Io credo che sia anche figlio di una cultura sociale attuale, quella di dover mostrare qualcosa che non è. Non si mostra la sofferenza, non si mostra che i fallimenti, non si mostrano le nostre debolezze, le nostre fragilità. Si cerca sempre di mostrare invece la parte, la faccia bella, e quindi che io ce la sto facendo. Ma questo dover dimostrare che ce la sto facendo, non so quanto sia una scelta consapevole, voluta, o quanto sia figlia invece di una cultura sociale che impone di dover far vedere che è sempre tutto, va sempre tutto bene e che siamo capaci di fare le cose o capaci di affrontarle. Con quali consigli ci lasci? Che tipo di esercizio mentale possiamo fare su questo tema, Luca? Sicuramente possiamo, alla resilienza sono collegati inevitabilmente la nostra capacità di interpretare le situazioni. Quindi nel momento in cui noi ci rendiamo conto che stiamo interpretando una situazione in un modo che non ci è utile, allora lì la prima cosa è ok, come posso interpretare questa situazione in modo che mi sia più utile? Le famose convinzioni, io sono convinto che è così, io sono convinto che in questa situazione di pandemia non ce la faccio, che parlo sempre in maniera negativa, non ne usciremo mai,
Ovviamente tutta questa cosa qui, tutto questo proliferare di pensieri è legato ad uno schema di, mentale che io ho che è legato alle mie convinzioni. Quindi già il fatto di mettere in discussione le proprie convinzioni rispetto ad una circostanza, già questo ci aiuta. E fare, e quindi porci un obiettivo, potrebbe essere anche quello, ok, io rispetto a questa situazione reagisco sempre in questo modo. Il comportamento è la risultante della nostra interpretazione di un evento. E quindi dal nostro comportamento ci rendiamo conto che abbiamo un determinato tipo di interpretazione di quell'evento. Allora, cosa fare? Per cambiare quello comportamento devo cambiare il filtro che mi permette di... Allora, per dirlo in parole povere, Luca, ciascuno di noi deve un attimo mettersi sotto la lente di ingrandimento e cercare di capire come realmente sta affrontando la situazione, cioè con quali pensieri, e mettere in discussione quei pensieri, perché se sono negativi, insomma, chiediamoci perché e come potremmo, no, switchare verso, non dico il positivo, ma quantomeno un realismo, no? Cioè cercare di essere un po' più equilibrati, e se sono troppo positivi chiediamoci anche a cosa ci serve questa prosopopea, come dire, no? di pensiero. Quindi, come sempre, la via migliore è quella di mezzo. No, la via migliore è quello di mettersi in discussione, farsi delle domande su se stessi, essere maggiormente consapevoli e agire di conseguenza, quindi certo, fare, piuttosto che rimanere nei pensieri lugubri o dei pensieri negativi, certo, piuttosto invece essere proattivi e cercare di cambiare anche il proprio modo di pensare in maniera che possa essere più utile per se stessi e anche per le situazioni che viviamo. Certo, assolutamente, mi sembrano degli ottimi consigli, quindi come sempre, anzi come ogni lunedì, abbiamo avuto la buona dose per migliorare la nostra vita da Luca Listorti. Luca, io ti ringrazio. Ringrazio io voi e tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. E naturalmente Luca lo potete seguire anche sulle sue pagine Facebook, tu sei anche su Instagram, Luca, giusto? Facebook, per cui basta cercarlo. Sto anche rifacendo il mio sito personale, quindi a brevissimo sarà online, e volevo aggiungere che sto facendo anche dei podcast nuovi proprio per approfondire questi momenti, questi argomenti che stiamo trattando insieme. Li tratterò ovviamente in maniera più approfondita, avendo più tempo chiaramente a disposizione. Certo, qua ci dà dei piccoli input di riflessione naturalmente. Poi avete come sempre a disposizione il nostro indirizzo mail matine@rete8.it, così come il numero di telefono anche per le chiamate 379 29 21 001. Grazie Luca, a lunedì prossimo. Grazie, e adesso mi raccomando, state lì, perché dobbiamo, e se dico dobbiamo perché tra poco mi raggiungerà Francesco Lo Piccolo, presidente di Voci di Dentro, giornalista molto attivo nell'ambito dei carceri, ma dobbiamo raccontarvi una storia. State lì. Poi ho maturato una significativa esperienza nel settore, sono in grado di gestire un team di collaboratori, utilizzo i programmi software di ultima generazione, parlo fluentemente tre lingue e ho spiccate capacità relazionali e di comunicazione. Bene, adesso però mi dica due ragioni per cui dovrei assumerla. No, mi dica lei una ragione per cui non dovrebbe assumermi. Guardi, io le ho fatto una domanda, non può permettersi di rispondermi così, per favore. No, è lei che non deve permettersi di sminuire la mia professionalità. Guardi, lei non sa forse con chi sta parlando. Mi dica quelle due ragioni, per favore. Ma qui diamo i numeri. Sì, diamo i numeri, 4, 5, 6, poi 8. Non dovevo venire a fare questo colloquio, lo sapevo, perché mi avevano detto che lei è una persona insopportabile. Traguardo lavoro, domanda, offerta, formazione, legalità, psicologia e le vostre storie. Con Mila Cantagallo e Andrea Mori, il lunedì alle 21 su Rete 8.
veniva da me una volta all'anno, si presentava allora la mattina, perché io scrivo la mattina, bevevamo il caffè, glielo preparavo io, poi mi sdraiavo sul tappeto, lui suonava la chitarra, io scrivevo, poi a un certo ora mi preparava il caffè lui, perché io dovevo scrivere e studiare cosa, e poi alla fine lui, quando aveva finito, la cantava, il testo lo cantava, e il giorno dopo arrivava e lo sapeva a memoria. Ed eccoci qua, siamo pronti ad accogliere a Rete 8 Matinè Francesco Lopiccolo, presidente di Voci di Dentro. Francesco, bentornato. Grazie, grazie Paola. Ti ho voluto così intanto dare il buongiorno per ricordare, magari molti guardandoti si ricorderanno, che con te abbiamo parlato molto di carceri abruzzesi e torniamo ovviamente a farlo, ma io ti salutai la scorsa volta dicendo: Francesco, torna con una storia. Tu hai mantenuto la promessa, sei tornato con la storia, o meglio con il calvario di Eros Priore. Allora io parto subito da qui e ti chiedo: chi è, o meglio chi era Eros Priore? Allora, Eros Priore è uno che è morto di recente, e io l'ho conosciuto tramite la sorella, poi più volte ho parlato con la sorella, e viveva nei Colli Albani, zona Lazio, e fin da ragazzo, fin da bambino era un po' così, un po' particolare, suonava la chitarra, aveva un po' di doti anche, era anche bravo. Comunque la vita, gli incidenti, il fatto, tanti percorsi che sono comuni poi anche a tanti altri, lo hanno portato a 15 anni fa un TSO, e un trattamento sanitario obbligatorio. Da lì è cominciato il suo calvario. E aveva 45 anni, 50 anni quando è successo questa prima cosa. Ti fermo subito perché si capisca meglio diciamo le caratteristiche di Eros. Portato in TSO, perché le sue stranezze qual erano? Definiamole così. Era un po', non è che seguisse molto le norme o le regole, però non ha mai compiuto reati, però insomma era poco gestibile, diciamo. Era un irascibile? Un po' irascibile, era poco gestibile, però una brava persona, uno buono, e peraltro possiamo, un Forrest Gump, avete presente? Ecco, sì. Questo può venire in mente anche. Un po' comunque, fuori dagli schemi. Un po' fuori dagli schemi. La vita l'ha portato prima a un trattamento sanitario obbligatorio, poi lo ha portato e via di seguito fino a un carcere, il carcere di Velletri, poi il carcere di Secondigliano, in una REMS, in una delle 30 REMS che ci sono. Ma qui manca una fetta, Francesco, cioè il TSO lo si comprende, o meglio, ci può stare nel momento in cui lo immaginiamo episodi, diciamo, di violenza, insomma, comunque in cui bisognava tenerlo a bada, sì, e certo. Quindi si è arrivata all'estrema azione di fermarlo, bloccarlo, TSO vuol dire prenderlo e forzatamente portarlo in una comunità psichiatrica, come si definiscono, un ospedale. Trattamento sanitario obbligatorio, esatto. Sei obbligato a stare in ospedale, una clinica. Sei obbligato a stare in ospedale sotto controllo, certo. E quindi pillole, farmaci. Per farlo stare tranquillo, ok. Ora, da lì al carcere c'è un passaggio. Ci sono le comunità, lui non voleva stare in comunità, magari non ci stava volentieri, rifiutava i farmaci, rifiutava gli psicofarmaci. Teniamo presente che c'è una grande fetta di persone che va avanti a psicofarmaci, chi tollera, chi non tollera, chi li accetta, chi no. Lui non li accettava. Lui non accettava di prendere tutti questi psicofarmaci e quindi scappava da questa situazione. Questa situazione lo ha portato, perché spesso il nostro sistema non sa curare, più che altro si controlla, e quindi è finito in carcere.
come è finito in carcere? In carcere prima per tutta una serie di azioni, perché non prendeva perché ha spaccato dei computer una volta in un centro di igiene mentale, insomma, tutta una serie di azioni per cui è in carcere. E la fase finale poi è il carcere di Vasto, che non è un carcere, ma è una casa lavoro. In questa casa lavoro non c'è lavoro in realtà, lui ormai c'ha 60 anni, quando è stato portato in questa, alla casa lavoro. Quindi da quando ne aveva 45, il TSO 50. È arrivato poi, cioè quindi invece di migliorare, nel momento in cui è stato preso doveva avere probabilmente seguire un percorso. Non ha seguito quel percorso. Non ha seguito il percorso per sua volontà. Percorsi di cura che non sempre funzionano. Nel suo caso però l'Italia è stata condannata proprio pochi giorni fa, le persone che stanno male, le persone che hanno, è stata condannata dalla CEDU, le sì, persone della che, Corte Europea dei Diritti certo, dell'uomo. Le persone che stanno male non possono stare in carcere e lui è stato portato invece in un carcere, un anno fa, nel carcere di Vasto, casa lavoro, dove non c'è lavoro, perché a parte che lui era invalido peraltro, per cui non stava nemmeno in piedi e quindi non poteva lavorare. In questo carcere si è ammalato, gli è stato operato all'intestino, gli è stata tolta mezzo intestino o anche più, un sacchetto esterno per le feci, insomma un calvario, non cosa da poco. Dopo pochi mesi avrebbero dovuto togliergli questo sacchetto, ma il carcere non l'ha potuto fare perché nel carcere di Vasto, Covid, problemi, pericoli, lui si è tenuto ancora questo sacchetto. Dopodiché si è ammalato di tumore, alla fine, dopo mesi, dopo settimane, mesi di sofferenze, ospedale, di nuovo carcere, carcere, ospedale, l'hanno mandato a casa, in realtà non a casa, ma in un hospice dove è morto. Ma questa è una storia comune a tanti altri, una storia di sofferenza, un calvario per una persona che non, lo Stato, le istituzioni non ha saputo gestire in termini di cura, ha preferito rinchiuderlo in un carcere sbagliato. E non pensarci più. E non pensarci più. Purtroppo nelle carceri ci sono queste cose, accadono questi fatti. Beh, immaginate, guardavo proprio alcuni dati, me li sono presi, sì. A Milano Opera, che è il più grande carcere, uno dei più grandi carceri d'Italia, sì. Sono 600 in terapia farmacologica, psichiatrica, 600, e sono 1.500 circa i detenuti lì dentro. 600 sono in terapia psichiatrica, a Genova sono 525. Cioè i carceri stanno diventando dei manicomi? Sono, non proprio stanno diventando. Genova Marassi sono 525, cioè il 70%, sono in terapia psichiatrica. Padova, due palazzi, sono 100, più vicino, Lanciano, sono 60, a Teramo sono 100. Ma che tu sappia, Francesco, entrano già con delle problematiche ma psichiatriche certo. O allora, ci si diventa, diciamo, come che, dire, a star chiusi nei carceri? Ci si diventa sicuramente, comunque anche fuori la gran parte della popolazione carceraria è fatta da persone che hanno disagi psicologici, sociali, tossicodipendenti, l'ho detto in altre occasioni. Ora, c'è una, diciamo che il 75% della popolazione carceraria usa psicofarmaci, usa Minias, Tavor, Valium. Noi abbiamo parlato di questa cosa tanto tempo fa, viene in mente il carrello della felicità. È un articolo che scrivemmo tanto nel 2015. Ed è questa grande invenzione, no? Arriva la sera o la mattina gli infermieri con il carrello pieno di pillole e fuori davanti i detenuti che chiedono, prendono, ovvio sono prescritti, c'è il medico che controlla, ma è facile per i detenuti prendere queste pillole, metterle sotto, far finta di inghiottirle, certo. E metterla da parte. È un grande classico anche della cinematografia, certo, in tema. Per cioè, fare una scorta, eccetera. Sì. Sono storie, storie gravi quelle che avvengono. Immaginate poi, c'è un conto, uno studio, l'ho fatto, la media nazionale delle ore di presenza degli psichiatri nelle carceri, ogni 100 detenuti è di 8,9 ore. Ogni 100 detenuti? Quella degli psicologi è di 13,5 ore. Alla fine lo psichiatra dedica ai singoli detenuti meno di 5 minuti. Che ci fai? Alla settimana.
Oh, mentre lo psicologo intorno agli 8 minuti settimanali, non sono dati inventati, è la realtà. Ah, per dire, ad Ancona è il peggiore come situazione dal punto di vista psicologico, no? Di psichiatria, sì. Di controllo medico. Sì. Ad Ancona Mancuso lo psichiatra è presente per 0,3 ore settimanali ogni 100 detenuti. Che non c'è. Si tratta, questo è il dato più basso d'Italia. Vabbè. Insomma, sono secondi per detenuto. Alla fine, se facciamo una media, sì, vabbè, poi c'è, alcuni si seguono di più, altri si seguono di meno, sì. Ma non c'è, quindi la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia proprio poche settimane fa. A cosa l'ha condannata? Perché? Pagare... L'ha condannata perché non si può tenere in carcere persone che hanno disagi psicologici, certo. Disagi mentali, e sono tanti. Vi ho fatto l'elenco: se 600 sono in terapia intensiva a Milano Opera, 500 a Genova, a Viterbo 280 in terapia intensiva, terapia psichiatrica. Psichiatri. A Taranto sono 293, ma ci sarà un motivo, vuol dire che qualcosa non funziona e non è quello il posto per tante persone. Sono tossicodipendenti, persone che hanno disagi. Io le conosco le persone in carcere perché le ho frequentate, le frequento, le seguo, mi telefonano. Pochi minuti fa, prima di venire qui, ho ricevuto la telefonata di uno che si trova ai domiciliari nell'Aquilano e che avevo conosciuto nel carcere di Pescara tempo fa. Una situazione disastrosa, eh. E poi scoppiano queste cose, questo di Eros Priore, di quello che gli è successo a quest'uomo. Sì, perché poi la storia di Eros Priore devo dire che è abbastanza paradossale, perché quest'uomo nel momento in cui poi è stato operato, gli è stato tolto un pezzo di intestino, andava mandato via, la sorella Loredana l'ha visto con una videochiamata, perché poi in tempi di Covid non si può neanche più andare a trovarli, e lo ha visto proprio male, smagrito, utilizzava una scopa per sorreggersi, che già questo fa venire i brividi, una scopa messa al contrario, utilizzata proprio per camminare, per trascinarsi poi alla fine. Quindi quando un uomo è arrivato in quelle condizioni, il carcere diventa una punizione, non è certo un punto di... Certo che no. Cioè non si può migliorare, non si può essere rieducati. Assolutamente. Si va ancora contro oggi, la morte, tanto è stato. E oggi è ancora peggio per via del Covid. Noi abbiamo 36 persone malate di Covid nel carcere di Pescara, ne abbiamo 50, mi pare, a Vasto, a Teramo un centinaio, adesso avevo preso dei dati, insomma sono tanti, in una realtà dove manca il personale. Non gli psicologi, ho detto prima, sono quattro gatti, certo. Ma gli educatori nel carcere di Pescara sono quattro, nel carcere di Chieti uno, i detenuti sono circa 100, un educatore, anzi uno e mezzo, perché un altro, è una signora, fa mezzo servizio col carcere di Lanciano. Quindi è una situazione incredibile. E gli agenti? Non si può dimenticare, una situazione di disagio enorme. Certo. L'abbiamo ci sono dei dati che abbiamo recuperato, che ho recuperato. Ci sono 2.000 detenuti nelle carceri dell'Abruzzo, 2.000 persone. Queste sono divise in 8 istituti, L'Aquila, Teramo, eccetera. La capienza è di 1.650, già questo ti fa dire che vuol dire letti a castello, poco spazi. Dicevo, a Lanciano sono 45 positivi da Covid oggi. E dentro questa situazione di disagio enorme abbiamo a Chieti, ad esempio, in pianta organica 84 agenti. Di questi 84 invece in forza vera sono 65. Mancano 20 poliziotti, ma non è nemmeno così, perché se prendiamo un giorno qualunque, prendiamo oggi, lunedì, un qualunque lunedì, ci sono le ferie, ci sono i riposi, ci sono i trasferimenti, ci sono le malattie, no? Ci sono tante cose, per cui di questi 65, i presenti oggi, tra le 8 e le 8 di questa sera, saranno circa 25-30 a gestire una situazione con 80 detenuti, 100 detenuti. Quindi 20-25 persone. Dopo mezzanotte saranno due o tre gli agenti, cinque se va bene in quel carcere, ma lo stesso a Vasto, lo stesso a Lanciano. A Lanciano sono previsti in forza 157 come organico. Francesco, sono mi 100. Fai capire una cosa, perché cosa questi pazzesca. Numeri sono assolutamente emblematici di una situazione fuori controllo. Abbandonati a se stessi questi agenti, ma di più, in una situazione del genere, come puoi gestire
e perdi la tutto. Francesco, mi dicono che abbiamo in collegamento Loredana, che è la sorella di Eros Priore, e abbiamo pochissimo tempo, per cui andrei subito al dunque. Loredana, buongiorno. Loredana, ciao. Mi ciao. Senti? Loredana, Loredana, buongiorno, sì. E grazie di essere intervenuta in trasmissione. Io le chiedo subito un pensiero legato alla vicenda di suo fratello. È stata una cosa tremendamente incivile, barbara, dall'inizio fino alla fine, guardando così una persona fragile. Così tutti gli sono dati, come ha detto il Signore, gli hanno dato tutti addosso in una maniera mortale. Poteva essere salvato in qualche modo, non fare una fine così tremenda. Certo, immagino che lei si sia esposta più volte a che suo fratello venisse fatto uscire dal carcere per avere delle cure. Non è stata ascoltata. Certo. Quali erano le motivazioni che le mai. Hanno... No, perché loro hanno iniziato qui dal cime di Colleferro, a dire che era una persona che doveva essere sottoposta a psicofarmaci, che in parte è giusto, però solo psicofarmaci, il territorio non è un carcere, però è mancante. E poi le cose si sono un po' aggravate e hanno soltanto continuato a vedere quella parte negativa di lui, che poteva essere trattata soltanto a psicofarmaci. Non hanno visto la sua parte buona, umana, che per me era l'unico riferimento. Adesso sono completamente sola, perché il luogo non è di coesione sociale, manca di tutto. Certo, signora Loredana, questo mi dispiace, ma mi interessa mettere a fuoco un po' quello che è il sistema, sbagliato, no? Che viene utilizzato, perché a me colpisce molto sentir dire mio fratello avrà sbagliato, andava curato con psicofarmaci, lo dicevano tutti, ma da quando il carcere è diventato il luogo in cui si curano le persone con gli psicofarmaci? Quindi la risposta che veniva data non è... Sì, arrivato a casa era in fin di vita, è riuscito a dire che ha fatto, siccome lui ha già provato un TSO con torture micidiali, che ha fatto 8-9 mesi in quel carcere di TSO continuo, perché non poteva fare altro che essere sottoposto a psicofarmaci, solo quello gli imponevano, non guardavano gli altri problemi fisici che aveva. È stato portato lì perché non prendeva abbastanza psicofarmaci, quando tanti problemi fisici in pieno Covid gli sono stati trascurati. Telefonavano qui in ospedale: non possiamo operarti, non possiamo rimetterti i denti perché c'è il Covid, e l'hanno mandato già abbastanza malandato. Però non così in fin di vita, se avevano un po' di cura moriva così malamente. Ma Loredana, mi perdoni, Loredana, mi perdoni, lo chiedo anche a Francesco, lo chiedo a entrambi, è stata fatta una richiesta per i domiciliari per Eros Priore o no? Lì esattamente c'è stato un percorso, il tribunale all'Aquila avrebbero dovuto decidere poterlo mandare a casa, cosa che non hanno fatto perché non sapevano come gestire la situazione, sono state diverse difficoltà. Signora Loredana, ma lei l'avrebbe saputo gestire a casa suo fratello? Era quello che chiedeva o preferiva che fosse messo in un istituto? È arrivato in ambulanza, che stranamente dicono gli altri, ma per me è lui che ha sempre contato solo la sua salute. Lo sono venuta a prendere, a deportare la polizia, e ho dovuto pagare l'ambulanza che me l'ha riportato pelle ossa, estremamente mi ha ridotto, roba che ho dovuto chiamare un pronto soccorso. Lui voleva il pronto soccorso per dolori, non so se poi gliel'hanno fatti, perché lui continuava a soffrire, ha continuato a soffrire fino all'hospice, dove non so, era completamente col freddo che provava, dice che non aveva abbastanza panni puliti, gliel'ho portati, ma è morto, nemmeno l'hanno vestito, era nudo in una camera in questo inverno umido lì, poi dall'inizio proprio
sia il DSM, che dopo sì. che è morta mia madre è andata via una brava dottoressa che sapeva gestire democraticamente la situazione, sono arrivate delle persone che gli hanno fatto questo DSO il giorno 12 anni prima del giorno che lui è morto. Quindi e adesso ci arriva. Signora Loredana, mi sembra di capire, chiedo scusa se incalzo, ma purtroppo il tempo a disposizione sì. non è tantissimo. Sì. Mi sembra di capire che nessuno sta mettendo in discussione il fatto che Eros Priore dovesse pagare gli sbagli magari compiuti, ma è una questione di trattamento dignitoso dell'essere umano che qui è stato assolutamente dimenticato. E sì, ma io l'ho scritto pure questo, che io l'avrei riaccolto a casa se non ci fosse stato, se non fosse stato trovato un posto del genere. Quindi lei si è resa disponibile per i domiciliari di suo fratello e non è stata ascoltata. Perché Francesco? Era facile riportarla a casa da una sorella. Anche perché è un uomo in quelle condizioni, ma dove vuoi che vada, cosa vuoi che faccia? Certo. No? Il problema è che si usa il carcere proprio perché non si sa che fare. Cioè l'hanno fatto uscire quando era ovvio che sarebbe morto, per non farlo morire in carcere. È durato fuori una settimana, poco più di una settimana. Quindi a una settimana dalla morte è stato mandato a casa, che poi da casa all'ospedale, e la trafila è stata... Anche lui 61 anni avrebbe compiuto... A maggio. Sì, sì. Cioè, è certa una cosa, che se lo stato di salute di una persona è incompatibile con il carcere, dal carcere deve uscire. Anche perché il carcere deve essere riabilitativo, non ha senso. E deve andare nelle istituzioni adatte a questo. Siamo d'accordo. Come può rivalersi la sorella, la signora Loredana? Signora, sì, mi scusi. Signora, quest'estate mi telefonava dicendo sono dentro una fornace e già c'aveva il sacchetto. Giusto in quelle, ma non lo so che ha fatto questa persona, ogni cosa è discutibile delle sue mancanze, un caratteriale che ha reagito come da bimbo non reagiva perché era un po' plagiato dal papà, e quindi lui assorbiva tutto il male che poteva esserci. Tutti i fratelli lo fanno in qualche modo, continuamente nella vita. Io volevo fargli passare degli anni felici, ma purtroppo non ho potuto, pure a me mi hanno messo una situazione di piombo, ecco. Certo, lo immagino, signora Loredana. Sì, lo immagino, non deve essere stato facile, poi con tutti i sensi di colpa che può portare addosso un familiare nel momento in cui si sente impotente e non riesce ad aiutare chi ama. Estremamente impotente mi hanno fatto sentire. Signora Loredana, mi perdoni, sto per salutarla. Un'ultima domanda che faccio prima a Francesco e poi giro a lei. Come può rivalersi? Può rivalersi la signora Loredana? Può difendere la memoria quantomeno? Ci sono dei diritti che sono venuti meno. Sono venuti meno. Il diritto alla salute. Il diritto alla salute in un luogo giusto, cioè dove si fa cura dove si fa tutt'altro. L'ospedale sicurezza. Non è un luogo di cura. Quindi questo, io come associazione, noi come associazione lavoriamo proprio per la difesa dei diritti di tutti, perché questo è il senso di questa associazione. Tenderete una mano alla signora Loredana? Siamo sempre stati vicini e lo stiamo facendo. Già fatto. Certo. Signora Loredana, si rivarrà? Sì. Si rivarrà su gli enti competenti? Ma io, per me è stato un calvario, perché qui siamo vicino a Roma, ma ben lontano dai diritti. Praticamente siamo dei cittadini ultimi, abbandonati da sempre, in una frazione industriale dove purtroppo si cresce con le gerarchie industriali e poi il diverso è sempre un diverso di fronte a chi ha la forza, la possibilità di salire i gradini della società, chi non lo fa. Qui è una periferia, dicono, più di Napoli che di Roma, insomma, ecco. Non entro nel merito, signora Loredana, non entro nel merito logistico della sua situazione. Io a questo punto le faccio un grande in bocca al lupo e insomma io ci sto provando da sempre, però fino adesso che ho ricavato solo la sua morte, che io
avevo questo cattivo presentimento già, perché non era la cosa psichiatrica, è subentrato a un cattivo vivere, a un mal vissuto. Certo, certo, non c'è dubbio che poi queste cose vanno peggiorando e non migliorando quando le cure non sono quelle adatte. Signora Loredana, esatto, la saluto e le auguro un grande in bocca al lupo. Grazie. Per la sua vita. Grazie. Per la sua vita davvero. Grazie. Non sarà facile, però ci proverò. Grazie. Non ho nient'altro, ecco. Mi dispiace. Signora Loredana, le arrivi il nostro abbraccio e grazie per essere intervenuta in trasmissione. Grazie, grazie davvero. Saluta Francesco, grazie. Ciao Loredana. Grazie. Io voglio dirti una cosa. Sì. Susanna Marietti, l'abbiamo scritto in un numero recente di Voci di Dentro, coordinatrice di Antigone, è andata a visitare il carcere di Torino, come sì, vanno sempre, e sono andati nel reparto sestante, reparto dove stanno le persone psichiatriche. Sì. Bene, ha trovato celle sporche, bagni intasati dalle feci, materassi fetidi, detenuti tenuti al buio, cende lisce dove non c'era niente, anche persone senza coperte. Questa visita è stata fatta alcuni mesi fa, la sezione è stata chiusa, il ministero l'ha fatta chiudere. Ma perché è stato questa visita? Certo. Ecco, il problema, certo, è che del carcere, delle problematiche di questi istituti, nessuno si occupa, ma soprattutto si lascia, lo Stato non c'è, questo è il grave, non c'è lo Stato, perché se situazioni come quelle di Lanciano, di Vasto, ma di tutte le carceri, si lasciano in mano a degli agenti, sempre meno, costretti a fare 15 ore di lavoro, certo, di seguito, certo, al giorno, 15 ore al giorno, sono incredibili, è Francesco, impossibile. Francesco, io perdonami se ti interrompo, ma devo davvero tagliare e andare avanti, però lo sai, insomma, questo salotto appartiene a tutti coloro che hanno qualcosa di giusto e buono da dire, poi insomma ciascuno a casa tirerà le sue somme e si farà la propria idea. Noi siamo dell'idea che la dignità umana debba essere sempre rispettata, senza se e senza ma, per cui siamo dalla parte di Eros Priore e dalla parte di chi riceve un ingiusto trattamento, perché poi la salute è un bene di ciascuno di noi e va assolutamente salvaguardata. Per cui grazie per averci raccontato questa storia, Paola. Francesco, avremo orecchie per altre tue storie quando vorrai. Grazie a tutti. Adesso ci fermiamo soltanto per un attimo, andiamo dalla nostra Jennifer, che tra l'altro adesso ci dà la lista della spesa, ma poi a fine puntata sarà qui con un grande chef, per cui vi rinnovo questo appuntamento, ma stiamo per tornare per parlare di creatività con Sara Camerlengo. Vedremo davvero delle cose molto belle, state lì. Un detto dice: ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi. Beh, io sono felicissima perché oggi la nostra chef Elena Alcantarini ha fatto proprio gli gnocchi, ma non degli gnocchi qualsiasi, degli gnocchi con della zucca, del pecorino e, udite udite, la liquirizia di Atri. Un primo piatto invernale semplice, gustoso, che si fa come sempre in pochissimi passaggi. Oggi ve lo dimostreremo. Per rifare questa ricetta dovete avere a disposizione del pecorino di farindola, della liquirizia di Atri, delle patate e la regina dell'inverno, la zucca. A tra poco! Tradizione, semplicità, passione, identità, emozione, tempo, pazienza e amore. Sono questi gli ingredienti di Chef in Cucina. Vi aspetto tutti i giorni su Rete 8 insieme ai cuochi abruzzesi. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, siamo qui e in questo momento siamo con Sara Camerlengo. Benvenuta, Sara. Grazie. Oh, alleggeriamo un po' i toni, che oggi abbiamo trattato argomenti davvero impegnativi, non meno la tua arte, però certamente ci farà così alleggerire un po' i pensieri, perché vedo delle bambole e allora già mi tocca la parte infantile che c'è, esatto, dentro di me. Sara, ma il mondo delle bambole, intanto adesso racconteremo un po' la tua storia, cos'è che ti ha imprigionata, no, in questo mondo? Il concetto mondo proprio della bambola? Sì. Beh, comunque penso che in ogni cultura è importante, perché così ho pensato di espandermi un po' ovunque, si spanerà, con l'idea proprio di se stessi. La bambola in ogni cultura è considerata un'amica, una propria presenza su cui proiettare, no? Certo, è familiare a tutti l'oggetto, sì, bambola. Sai cos'è che
mi arriva subito guardando queste tue bambole, tra l'altro mostriamone, scegli tu quale vogliamo mostrare bene alzandola. Tutte, allora, tutte ne ho fatta una per voi come regalo, oh, eccola qui, poi vi spiegherò come... Però la mia preferita, lo dico, è una delle prime che ho portato, mi sono sempre tenuta, alla fine non ho mai venduto, che un po' mi somiglia, secondo me. L'hai fatta a tua immagine e somiglianza. Sai cosa mi colpisce, Sara? Pensare alla bambola di pezza, cioè è un qualcosa antica, di... vero? Sì, che riporta un po' alla povertà, no? Riporta a quando a casa si costruivano queste bambole con i resti. Esatto. Quello che avanzava è quello che tu hai voluto rivivere e far rivivere. Ritornare anche un po' un'idea del passato che stiamo perdendo. Anche per questo il termine le pezze sembra un termine un po' straniero, perché diciamo così francese. Si chiamano le tue bambole, le pezze. Però in realtà deriva da un termine abruzzese, dialettale, sì? Le pezze che vuol dire pezze. Le ritagli, esatto, detto ancora meglio. Ritagli da buttare, invece di buttarli io li accumulo, accumulatrice che poi, impulsiva, che poi, e ci creo degli oggetti di design. Che poi i bambini... Agli occhi di un bambino, una bambola è una bambola. Sì. Cioè non serve davvero comprare quella parlante, performante. Una bambola di pezza per un bambino, anzi, è anche più agevole da abbracciare, sì, da tenere, da morbido. Dormirci. No? È più... Ho avuto dei riscontri positivi, infatti mi cerco anche di avvicinarmi a dei personaggi più comuni. Il Bat Pets, anche lui, è uno dei miei preferiti. Dietro poi ogni bambola io cerco sempre di scrivere da dove derivano i materiali. E per esempio per questa, leggi un po' cosa c'è. Abbiamo scritto. La base che deriva le zucche da una tovaglia. I bottoni, ovviamente, a parte si trovano tantissimo ovunque. Sì, ma di tanti tipi. Le bretelline di un grembiule e le gambe di una canottina. Ma pensa te. Abbiamo alla creato base, un regalo. Alla base di questo si capisce che c'è una voglia, una volontà di recupero. Sì, da quello poi ovviamente si va avanti, si creano mille cose. C'è un cappellino creato da una coppa di reggiseno, questo l'avevo fatto per una spuna damigella, dei segnaposti, uccellini, un cappello che è stato questo, anche mi piace tantissimo, che ho recuperato da un cappotto da buttare. Dai, l'hai fatto tu? E abbiamo, sì, fatto, io ho un percorso di sartoria, eccetera, ho cercato sì, di cambiare. Vieni da lì, ci racconti un po' la tua formazione artistica, Sara? Lunga e tortuosa, per tutti quelli che cercano di fare i creativi, e tutt'altro, venivo da una scuola di moda, a Milano, e da lì ho iniziato a lavorare con materiali e tessuti, quindi soprattutto sui set si cerca per rappresentare dei personaggi, dei particolari, anche per quello io vedi uso a proposito particolari gli occhi sempre diversi per dare un po' un'identità, un carattere, un'espressione, quindi magari questo lo prendo molto dal percorso formativo sui costumi, ecco. C'è molto di cinematografico nella tua opera. Lo dicono in tanti, grazie. Vero, sì, sì, un po' richiama un certo tipo di cinema e sé. Nei riquadri, ecco, questo infatti cos'è? Sì, questo è un ritratto in tessuto della signora Carmela, che è una mia affezionatissima fan. No, c'è qualcosa di inquietante, Sara, te lo posso sì, dire. Mi però. Dicono molto Tim Burton, sì, però sì, cerco sì. di alleggerire quei colori. Cioè, di inquietante ma allo stesso tempo di elegante. È sì. quella commistione Grazie. Affascinante che, insomma, può richiamare... Per me è un complimento, la ringrazio. Senti, ma tu... No, dammi del tu, ti prego, ti perché ringrazio. Sennò mi metti in difficoltà. Senti, Sara, ma tu fai anche queste cose su commissione, cioè sì. ti faccio un esempio. Ho il tempo iniziato un cliente ti dà, dice, io ho questi avanzi, non lo so, un orecchino di una sì. cosa. Sì, sì. Tutto di mia madre. C'è chi mi porta, ci fai esatto, un quadro sì. così, cioè, per rendere ancora più emotiva la cosa. Il sì. ricordo, succede, sì. lo fanno. Sì. Ho fatto anche per dei matrimoni, un matrimonio 250 bambole per tutti gli invitati come bomboniere appunto. Wow, impegnativo. Quindi sì, è stato dipende, si apprezza o meno appunto il concetto e anche della diversità. Che tipo di mercato c'è, Sara? Di complicato, all'inizio è stato molto duro perché non è facile far capire, apprezzare che magari uno dice vabbè ma non ha valore, tutto riciclato, e invece poi le persone hanno apprezzato anche l'identità e l'unicità. Certo, perché non, poi non molti ci sarà mai adesso... una cosa uguale all'altra, esatto, è impossibile. Esatto. Molti guardando a casa, no? Immagino magari le signore che dicono che ci facevo. Ma che ci vuoi a fare questa bambola, no?
E invece che ci vuole, Sara? Ci vuole anche molta creatività, secondo me, perché non basta sapere anche cucire o avere l'idea, ma anche accostare e dargli una certo decenza creativa e di design, appunto. Che tipo di ricerca fai per ogni bando? Beh, sicuramente al di là dei materiali cerco proprio osservando la società, aspirando, diciamo, sì, tutto quello che ci circonda, di dare un'identità che ritorna. Ho fatto anche delle bambole, per esempio, contro il femminicidio sul muro che avevano creato a Milano, quindi erano, insomma, da quelli il discorso, diciamo, sì, della bambola in sé. Sì. E quindi sì, si cerca di toccare tanti argomenti importanti. Il riciclaggio, secondo me, è una cosa importantissima, per quello ho cercato poi di dare un'immagine visibile, insomma, che tutti possono comprendere con facilità. Certo, la bambola è diventato il tuo oggetto identitario, ma non fai solo quello. Come vedete, no? Sì, poi si è diffuso. Ma non fai solo quello, a parte gli oggettini che abbiamo visto, insomma, tu nell'ambito sartoriale lasci andare un po' la tua creatività. Beh sì, poi da lì si è creata anche una linea di abbigliamento, di upcycling, smonto e rimonto, quindi vecchie giacche, magari la manica rotta, la fodera, gli diamo uno stile un po' più attuale, però questo porta a mantenere anche dei prezzi bassi, che certo, è importante in questo periodo. Certo, che risparmi proprio sull'ingrediente base. Mantenendo però un ottimo stile. Vedo che qui ci sono dei pezzi smembrati, volevi mostrarci qualcosa, Sara? Ci proviamo. Allora, ci fai vedere come nasce una bambola? Gli step. Oh, che bello. Sì, ho creato delle cose semplici, va bene. Questo era un vecchio grembiule, sì, di Iuta. E insomma il ritaglio, o comunque qualsiasi forma si voglia dare. Io adesso sì, mi sono puntata sulle bambole. Questa era una t-shirt. Ma pensate, con quanta facilità le buttiamo, se sono due un po' strappate a caso, o scolorite, esatto, soprattutto invece. Secondo step, come potete vedere, si è creato il tubolare, cucito e rigirato come sì, questo. Sì. I bottoni sono stati attaccati. Aspetta, riusciamo a vederla? Si vede? Allora, questo è il secondo step, vedete che è ancora, primo, ancora lo lembi, stato embrionale. Sì. Ha messo insieme due lembi, ha cominciato, attaccato due bottoni e con il pezzo di t-shirt ha fatto le due gambe e le ha puntate soltanto, per cui molto molto semplice. Una volta imbottita, cucita. Con cosa la imbottisci? Con la qualunque? Cotone, cotone, sì, cotone o insomma. Ma sono lavabili, no? Perché se è cotone. In realtà sì, perché non ci avevo pensato, ma ho avuto una bambina quest'estate, l'ha proprio immersa nella vasca e quindi mi hanno detto anche che è molto lavabile. Quindi anche questo, sono tutte cose che vedi, io in realtà non ci penso molto, ma c'è un ritorno positivo, sì, creativi. E alla sì, fine abbiamo la bambola, vi ho portato in donazione. Grazie. Creata la gonna con il polsino di una camicia. Oddio, è vero, è vero. Infatti che la fantasia, storia c'è. Vedi, sì, leggiamo. Il grembiule dell'altra della la base, dicevo, della sì, base. Io non ci la gonna. Non fingo di leggere. La gonna con il polsino di una camicia e sì, il fiocchetto ripreso sempre dal polsino. I brillantini erano di una maglia che non so, è pieno strass di t-shirt, maglioncini che io vado ritagliando. Che bel dono, che bel dono che ci hai fatto. Non buttiamo niente, quindi ora se qualcuno deve svuotare potete case, anche chiamare Sara. Tu chiamate, recuperi? Io sì, vai a recuperare. L'annuncio come ti si sulla mia pagina. Come ti si contatta, Sara? Su Instagram e su tutti i social. E ben presto, finalmente, sono contenta di poter annunciare il mio futuro laboratorio, che è una casetta cantoniere sulla strada Parco, quindi vi aspetterò quest'estate lì. Nel frattempo mille social. Ti veniamo ovunque a trovare. Sara, grazie di aver portato in questo studio un tocco grazie di infanzia. Davvero, poi la bambola di pezza veramente richiama un immaginario anche cinematografico straordinario. Riporta un po' ai film in bianco e nero di una volta, che ne sento già il profumo quasi. Grazie davvero, Sara Camerlengo, per essere stata con noi. E adesso, come ogni lunedì, andremo a collegarci in Anna, è qui Antonella Ranieri, tra pochissimo.
Signore e signori, e con il cuore pieno di gioia che do il bentornato ad Antonella Ranieri. Grazie, è qui Paola. In carne ed ossa. Oh. Grazie, grazie. Allora, in realtà non sei mai andata via, però ci siamo sempre collegate, tu a casa tua, noi a casa nostra, e insomma è tutta un'altra storia. Assolutamente sì, Paola, mi siete mancati tantissimo. Allora, anche tu fisicamente parlando. Dicevo, che storia è quella che ci racconti oggi? Oggi è una giornata un po' particolare, sì. Paola, perché è la giornata, diciamo, contro la violenza e la giornata sul bullismo, che è stata appunto istituita dal MIUR. E quindi io avevo già un'idea di cosa proporvi oggi, ma poi, come dire, l'assist me l'ha dato ieri sera Papa Francesco. Capito? Non uno qualunque. In che modo? Praticamente io avevo pensato di proporvi questo libro, La bambina di vetro, che è un libro scritto e illustrato da Beatrice Alemagna, che ormai conoscete e conoscete anche la casa editrice Topi Pittori, in cui si racconta appunto di questa bambina trasparente, di questa bimba Giselle, perché la prima edizione c'è stata in Francia intorno al 2002. E Giselle è una bambina i cui pensieri sostanzialmente si vedono, quindi lei ha sempre questa testa trasparente e scorrono nella sua testa pensieri brutti e pensieri belli. Questo ovviamente le complica un pochino la vita, per cui all'inizio diventa un po' un fenomeno da baraccone, e qui vedete nell'immagine appunto questa folla di persone che la va a trovare incuriosita da questa particolarità, ma dentro la testa delle persone, così come in quella di Giselle, sostanzialmente scorrono anche pensieri a volte poco edificanti e magari anche delle brutture, dei pensieri tristi. E quindi a questo punto Giselle decide di andare via, di fare la valigia, perché viene un po' insultata e attaccata dalla gente che la rimprovera, no, in continuazione per questi pensieri. E lei parte, lascia la famiglia e va un po' alla ricerca di quella che è un po' la sua vera identità. Il distacco e la separazione ovviamente sono dolorose, e qui ancora una volta Beatrice Alemagna utilizza con un omaggio ovviamente a Bruno Munari anche questo espediente della carta da lucido, che sovrapposta crea una stratificazione proprio di immagini ma anche di emozioni. E ad un certo punto Giselle qui appunto ha la valigia aperta, tra l'altro questo passaggio è un po' autobiografico, perché Beatrice Alemagna, come più volte ho ribadito, è italiana ma vive e lavora a Parigi, ed è proprio lì che ha coronato un po' la sua professionalità. Quindi Giselle parte, e però ad un certo punto c'è un piccolo passaggio in cui si dice che anche se la verità è spaventosa, la gente e la gente preferisce ignorarla, a un certo punto Giselle ha deciso di essere se stessa e quindi di ritornare, insomma, a casa e di farsi accettare per quello che era, quindi con questa particolarità. Ovviamente tutto il libro è un tributo a Giacomo di Cristallo di Gianni Rodari, anche se in questo caso c'è una piccola differenza, perché Giselle, la bambina di vetro di Beatrice Alemagna, non viene messa in prigione come Giacomo di Cristallo, ma sostanzialmente accetta la sua identità e un po' la impone. Allora, perché il Papa mi Infatti, ha dato non l'assist? Non ho capito il link col Papa. Vi faccio vedere, perché sera durante questa intervista molto densa su Rai 3 di Fabio Fazio, e devo dire anche un po' inaspettata, Papa Francesco ha citato un racconto che è quello del fazzoletto bianco. Il fazzoletto bianco. Io ho subito avuto questa illuminazione, sono andata nella mia libreria. Ce l'ho, esattamente. Questa è una storia che ci sta, insomma, anche con la giornata, perché sostanzialmente parla proprio di identità. Noi spesso usiamo anche un po' in modo arbitrario questa parola bullismo, no? Non a caso è una giornata istituita dal MIUR e c'è questo invito alla riflessione. E perché? Perché sin da bambini si inizia
come dire, a familiarizzare con certi concetti, quelli dell'identità. Qui Gisella deve partire, e deve abbandonare la famiglia, si deve separare perché va alla ricerca di una verità che è la propria verità, la verità di se stessa, della propria identità. Qui invece c'è la partenza, e anche questo è un libro autobiografico, di Viorel Boldis, che è un autore, scrittore italo-rumeno, che praticamente abbandona la sua famiglia e il suo paese alla ricerca di fortuna. Ad un certo punto però lui torna in questo paese e succedono delle cose, però andiamo per gradi. Sì. Allora, c'è questa prima parte della storia dove io ho messo ovviamente il mio foglietto giallo, in cui l'autore racconta proprio il suo paese di origine e racconta anche dell'attività della gente. Lui era un contadino, figlio di contadini, e questo è vero. E c'è un passaggio che io infatti ho, come dire, evidenziato, ed è proprio questo: se alla vita si chiede soltanto quel poco che basta e niente di più, non ci sono motivi per lamentarsi, giusto? Giusto. Ecco, lui non si accontenta però e decide di partire e viene proprio in Italia, nella pianura padana. C'è un momento in cui lui racconta ovviamente di quanto fosse bello vivere una vita nei campi, falciare l'erba, usare appunto la falce addirittura più alta di lui, quindi parliamo dell'infanzia. Poi a un certo momento c'è la ribellione, questo desiderio anche un po' di capire chi si è nella vita e cosa si vuole, e quindi parte. Qui c'è questa immagine bellissima, tra l'altro appunto illustrata da Antonella Toffolo, che è un'illustratrice milanese purtroppo prematuramente scomparsa, che non ha avuto la fortuna di poter vedere questo libro pubblicato perché è morta poco prima della pubblicazione del libro, tra l'altro giovanissima. E quindi lui parte, però c'è da dire questo, che durante l'infanzia Paola, il protagonista di questa storia, che cosa faceva? Spesso discuteva con suo padre, che era un po' un generale, così viene dipinto nel libro, e quando combinava qualcosa, insomma qualche ragazzata, lui aveva questo rapporto appunto complice, no? Quella vicinanza di cui parlava Papa Francesco ieri sera, sì, con la propria famiglia, in particolare appunto con la mamma, la quale diciamo disponeva un fazzoletto bianco fuori dalla finestra per segnalare al figlio che, come dire, la furia paterna era passata e quindi lui poteva rientrare a casa. E a distanza di tanti anni lui vive un po' da migrante, no? E questo è un altro tema che ieri sera appunto è stato toccato, fino a quando poi lui decide di tornare a casa. Però scrive, per 2 anni non si fa sentire con la famiglia, scrive poi una lettera alla madre in cui le chiede, dice: mamma, io vorrei tornare, però diciamo facciamo un patto, se disponi il fazzoletto fuori dalla finestra io capisco che mi riaccogliete, è un po' la parabola del figlio il prodigo, sì, altrimenti, ha detto, io giro i tacchi e me ne vado. E quindi pensate il pathos, capito, di questo rientro nel proprio villaggio di questo autore scrittore, che arriva e praticamente va alla ricerca della sua casa blu, e in realtà non trova questa casa. Allora man mano che si avvicina, proprio il suo stato di ansia e anche di aspettativa è un pochino come dire, si affievolisce, fino a quando vede questa casa tutta bianca, contornata da case bianche, e lui non capisce, dice: vabbè, non esiste più la mia casa, insomma è un fallimento, me ne vado via. In realtà la casa era stata avvolta da lenzuola bianche. No. Proprio perché la famiglia, i brividi, che proprio bello. Perché la famiglia in realtà non vedeva l'ora che tornasse. Infatti qui vedete che c'è l'ultima illustrazione in cui tutto è bianco, e un po' questo perdono, questa voglia di accogliere. E allora perché io ho fatto un po' questo collegamento, che poi non è finito perché avevo ancora dei suggerimenti. Noi non possiamo parlare di bullismo se non parliamo prima di identità,
cioè conoscersi e riconoscersi anche attraverso una separazione. Qui lui parte, si separa dalla famiglia, perché va alla ricerca di qualcosa che gli appartiene nel profondo, accettarsi per quello che si è. Qui c'è stato uno sradicamento e non è una favola in cui appunto lui torna, va in un paese florido e torna tutto felice, pieno di soldi, soddisfatto. No, lui torna insoddisfatto sì. della sua vita in pianura padana, non particolarmente accolto, e quindi quando non c'è questa accoglienza, quando non c'è una verità sulla propria identità, ecco cosa si rischia. Però c'è sempre il porto sicuro della famiglia, che bel messaggio. Della propria casa, che bel messaggio. E del proprio padre, che per quanto fosse un generale, in realtà dietro ecco, questa severità nascondeva spesso una grande tenerezza, quindi identità. E quindi io credo che quando si parli di letteratura ai ragazzi o ai bambini o di bullismo, prima ancora di mettere loro in bocca queste parole che sono anche un po' impegnative, io credo che sia fondamentale dare degli spunti su quello che può essere la ricerca proprio della identità di se stessi. Certo, brava, bello. E per chiudere, perché il tempo è tiranno e le cose sono tante, anzi mi permetto di sottolineare una cosa bellissima: la tecnica illustrativa utilizzata da Antonella Toffolo secondo me ha anche un valore, perché qui viene utilizzata la xilografia, che è una tecnica molto antica che prevede l'asportazione di parti lignee fino a quando viene esaltata proprio, diciamo, la parte che interessa inchiostrare e poi passare al torchio. Quindi questa forma di asportazione fondamentalmente è la stessa asportazione nella memoria che fa un po' l'autore, no? Questo scavare per ricostruirsi, e fondamentalmente quello che succede esattamente con questa tecnica. Bello. Detto ciò, c'è un altro tutto libricino coerente, molto agile, che però secondo me è molto efficace, di qualche anno fa. L'unica cosa, scusami, togli una curiosità, questo libro è in vendita, è ancora in commercio? Assolutamente, sono tutti in commercio, okay. Credo che sia ancora disponibile, però dovrebbe essere. Il fazzoletto bianco. Sì, che poi tra l'altro ecco, sfiora tanti temi, anche l'interculturalità, la migrazione, questo spirito. È un bel messaggio da passare ai propri figli. Sì, ma soprattutto ecco, credo che dia un po' anche la dimensione interiore, no? Di alcuni temi, che invece diciamo viene un po' sorvolata. E invece quest'altro libro, che tanti anni fa ha avuto anche un premio importante, il premio Andersen, tra i libri fatti, la categoria dei libri fatti ad arte, e Io sono così, scritto da Fulvia degli Innocenti, che insomma una scrittrice, presidente anche dell'Associazione Scrittori per Ragazzi Italiani, e illustrata da Antonio Ferrara, che è uno scrittore, ma che in questo caso diciamo talentuosamente ha prestato altre sue velleità. E questa è una storia molto diciamo immediata ed efficace per i ragazzini un po' più piccolini, quindi parlo del primo ciclo della primaria. Io sono così, mi piace quando corro nel parco inseguendo un pallone e poi miro alla porta, calcio forte forte e grido gol. Mi piace quando sfido Andrea con il mio mazzo di carte dei supereroi e vinco io, anche se le sue carte sono più forti. Insomma, continua questa specie di filastrocca in cui lui ribadisce quello, lui non si sa chi, ribadisce una serie di cose, fino a quando c'è un passaggio finale: mi piace quando mi dicono che ho occhi chiari come acqua di sorgente e capelli color del cielo senza stelle. Non mi piace quando mi chiamano maschiaccio. Quindi mi piace e non mi piace. In realtà lui non è un maschio, ma è una femminuccia. E quindi quando parliamo anche di bullismo, non possiamo trascurare anche queste accezioni giudicanti in cui spesso sia adulti che bambini o ragazzi cadono. Cioè, cosa significa cercare la propria identità? Significa anche avere rispetto di questa diversità, di questa singolarità. Certo. E questo libro un po' rompe gli schemi, perché un po' ci illude, no? Con questa filastrocca, che siano tutte azioni da maschio, in realtà c'è questo disvelamento finale con questa soluzione cartotecnica. Ci ha creato il giudizio anche in noi, esatto. No? E poi ci sentiamo smarriti proprio da questo. C'è questo pregiudizio, no? Che muove un po' i nostri
vostri pensieri e che poi viene destrutturato, smontato in questa apertura finale in cui appunto la bambina non è un maschiaccio ma è una bambina e che fa che quello che vuole. Che rivendica la propria identità. La propria certo. identità, i propri gusti e i propri desideri. Quindi leggere senza stereotipi. Siccome ci sono come tante insegnanti in collegamento ma anche genitori e questi sono temi ormai attualissimi ma anche molto vivi all'interno delle scuole, io suggerisco questo piccolo saggio Leggere senza stereotipi delle edizioni 7-9, che appunto è questa piccola casa editrice sì. che ha dedicato proprio il suo lavoro alla diciamo alla differenza di genere, all'educazione proprio contro la violenza di sì. genere. Quindi io ecco mi permetto di dare quest'ultimo suggerimento. Sì, ho detto leggere senza stereotipi, percorsi educativi 0-6 anni per figurarsi il futuro. Ecco, perché si inizia veramente da piccoli a parlare di questi temi. Quindi sì. non si possono poi fare giornate dedicate al bullismo se prima non certo. si parla di identità, di singolarità e di individualità. Più che corretto, Antonella, anche perché insomma, i fattori culturali si sradicano partendo proprio da un'educazione dall'infanzia sempre. In modo tale che tutto venga visto nella normalità delle cose, non come le eccezioni alla natura. Non ci sono eccezioni alla natura, è tutta natura. Ma soprattutto smontare pregiudizi. Ecco. Perché poi c'è Beh, anche qui sì, un'altra certo. storia di cui magari parleremo certo. la prossima Volentieri. Volta, in cui ecco sì, il pregiudizio spesso condiziona in modo veramente inesorabile le riflessioni e le azioni. Una zuppa di sasso, ne parleremo, ecco, bellissimo. Ne parleremo sicuramente. Volentieri. Bene. Grazie Antonella Ranieri. Grazie a voi, ciao Paola. Che bella ventata d'ossigeno che hai portato e porti qui. Ci vediamo lunedì prossimo perché Antonella è un appuntamento fisso Bene. Della nostra squadra, per cui grazie e buona settimana. Grazie Antonella. Anche a voi, ciao Paola. Ciao cara, e adesso state lì, dove andate? Lasciate quel telecomando perché inizia una sinergia che mi vede felicissima, perché è una sinergia con la nostra Jennifer Di Vincenzo, che lo sapete è al timone di due grandi programmi della rete, Lezioni da Chef e Chef in Cucina. Dunque si parla di e con grandi chef ma anche grandi produttori del territorio. Si parte oggi e iniziamo col conoscere più da vicino Marco Caldora, per cui state lì. Eccolo qui, Lezioni da Chef, questo è il promo che abbiamo appena visto, la promo, perché è una promozione di un programma che non serve promuovere, perché ormai è nelle case di tutti gli abruzzesi e qui i protagonisti, beh, avete visto, intanto Jennifer Di Vincenzo, ciao cara! Ciao Paola, ben rivista! Ah, che bello che inizi oggi questa sinergia con i tuoi due programmi e... Ma scusami, io ho fatto prima nome e cognome lanciando questo spazio, però io lascio a te l'onore di presentare l'ospite che ci hai portato. Guarda, io ci tenevo particolarmente a cominciare questa sinergia insieme a te, insieme proprio a Marco Caldora, perché me lo porto dietro da ben 7 anni. Tu pensa, la prima registrazione lui tremava, era agitatissimo. Come oggi? Come oggi, no? Oggi? No, non tremo. No, vedi? E ho scoperto veramente, oltre ad un grande professionista, anche una bellissima persona, perché poi è vero, bisogna cercare professionisti, però è bello soprattutto lavorare con grandi persone e lui lo è. Benvenuto. Devo dire. Grazie,
fa piacere essere ospite qui da te oggi. A me fa piacere tantissimo conoscerti, ti do del tu, Marco, anche perché sono andata a sfrugugliare, come si dice in gergo, gergo proprio giornalistico, a sfrugugliare nelle pagine del tuo ristorante Caldora Punta Valle Vo, che gestisci con tuo fratello. Mi è venuta una fame che potete capire, ti verrò a trovare presto, anche perché il mare, insomma, c'è anche uno scenario che ti dà una mano. Sì, è vero, è vero. E siamo proprio nel cuore della Costa dei Trabocchi. La Costa dei Trabocchi è oltre 40 km e noi siamo proprio al centro, nel comune Rocca San Giovanni, quindi è proprio una località, si chiama Valle Vo. San Vito Chietino, dico siamo bene? Siamo al centro, tra San Vito Chietino e Fossa Cesia. È proprio una piccola contrada di pescatori, si chiama proprio Valle Vo, che fa parte però al comune di Rocca San Giovanni. Madonna. C'è il porticciolo dove c'è ancora una piccola flotta da pesca, dove si pesca solo pesce locale, quindi mi sbizzarrisco a più non posso. Sto per commuovere, sai? Queste sono storie che mi colpiscono proprio. Lui è in un paradiso. Da lui tante volte, io 7 anni, io immagino che finita, come dire, la puntata, quello che c'è funziona così, perché me lo chiedo sempre. Guarda, poi, in realtà, quello che cucino, veramente cominciamo a fare colazione con i piatti che facciamo e poi facciamo anche il pranzo. No, ma io voglio fare un programma di cucina, basta, io ho sbagliato tutto. In realtà non arrivano i piatti, perché poi appena finiamo la curiosità di provare, insomma, c'è, quindi difficilmente arrivano l'ora del pranzo, ma laddove dovessero arrivarci, assolutamente. Ma non sono buttare. No, scusa, allora facciamo finta che lui adesso non c'è, dimmi, toglimi sta curiosità. Sì. Ma sono sempre così buoni come si vede in TV, perché aspetta, generalmente si finisce il programma e uno assaggia, di buoni, ma veramente o fingete mai che lì? Guarda, devo dirti la verità. Quella di Marco è una cucina vera, quindi i suoi piatti sono più buoni di quello che sembrano, sono veramente veramente buonissimi. A me dispiace tanto, perché dico spesso, mi dispiace proprio che non posso far sentire non solo il gusto, ma proprio il profumo ai nostri telespettatori, perché secondo me si mangia sempre prima con il naso. È vero? Senti Marco, da quanti anni sei chef e hai questo locale? Io mi sono sempre reputato un cuoco, lo chef è uno che dirige, colui che dirige. Ma poi cuoco posso dire che a me piace di più, perché cuoco un po' più, no? Sì, più chef, sì. Più uno strano, cioè, più verace. Ti faccio mangiare. Cioè, sì. È proprio ma diciamo da sempre, io appena dopo ho iniziato la scuola alberghiera nel metà anni 80, quindi da allora, appena dopo il diploma, insieme a mio fratello abbiamo aperto il nostro... Quindi l'avete proprio aperto voi, non è che deriva dalla famiglia, perché generalmente quando sono due fratelli è perché i genitori hanno lasciato, non noi è questo. Noi abbiamo iniziato nel 1995, eravamo in affitto, in gestione in un'altra struttura, dopodiché stanchi di pagare affitti eccetera eccetera abbiamo fatto il nostro piccolo investimento, invece di comprare la macchina. Essendo gemello con mio fratello, po' io e un po' lui. Cucini solo tu. Mio fratello gestisce la sala e la cantina. E quindi abbiamo preso questa struttura e ad oggi sono 26-27 anni che. 26, Punta Valle, cioè, il ristorante Caldora Punta Valle Vo è quello che è. Suggerirti. Sì. Perché io adesso ti conosco, tra l'altro loro sono stati davvero lungimiranti, perché quando hanno preso questo locale lì c'era la ferrovia, quindi il treno passava ed era insomma non era così rilassante. Loro hanno creduto in questo posto e ad oggi si ritrovano praticamente in un'oasi, un paradiso, perché hanno questa vista sul mare, dalle foto si vede. Sì, con la pista insomma fantastica. Ma già sapevamo che comunque sarebbe andato via il tracciato ferroviario, questo già lo sapevamo. Proprio stamattina, prima di entrare in qua, mi guardavo da quanto tempo faccio questo programma con Jennifer, no? E risale a 7 anni fa, mi sembra, una cosa del genere. Sì, 2015. Ma già nelle riprese di allora si vede è sempre bella, è mutata, adesso c'è la pista ciclabile, veramente. E tu sei cambiato?
dalle prime puntate. qualche capello in meno e no, via. Beh, non intendo in bianco. Quel senso. Non intendo in quel senso, cioè la tua allora, strada da cuoco, ecco, che percorso ha preso? Il percorso che ho preso la mia strada da cuoco è questo, che non ho, è variata, nel senso si è data molto, molta più cura e bellezza ad un piatto, a un, come posso dire, a un, anche a livello visivo. Non ho mai trascurato però la freschezza, la semplicità e soprattutto il territorio, perché sì, è vero che è un restaurante di pesce, però la costa dei Trabocchi è fatta appunto di orti che costeggiano la costa, è fatto di agrumi, e quindi non ho mai abbandonato il connubio terra-mare, ecco, tutto che qua. Stiamo vedendo tra l'altro delle immagini prelevate da una puntata proprio di Chef in Cucina, in cui stai realizzando un risotto nel quale io con stupore, perché poi alla fine ho iniziato a vederlo e no, sono rimasta lì, lo voglio fare, ci voglio provare col gorgonzola che mi sembra... Sì. Oddio, vabbè, vengo meno, guarda. Ma poi approfitto per una domanda che mi dicevi, guarda, che mi facevi prima, in questo caso le cozze. Sì. Nella mia cucina, per esempio, la cozza non manca mai, perché Vallevò, ricordo da ragazzo, anche quando papà ci portava al mare, tutte ste bancarelle che vendevano cozze proprio sulla strada, a ridosso della statale 16, quindi tipo la triglia, tipo qualche pesce che faccio sempre, lo sgombro, l'ombrina, tutto pesce locale, uso solo pesce locale. Difficilmente nel nostro ristorante si mangia salmone, difficile, con tutto il rispetto per il signor salmone. Certo, c'è una scelta. Diamo rispetto e amore per il territorio. Diamo molta importanza molto al territorio. Ecco. Senti Marco, ma è vero che ti hanno fatto cavaliere dell'ordine dei maccheroni alla chitarra? Che è bellissimo. Sì. È un riconoscimento di quelli di cui puoi andare fiero da qui all'eternità. Sono contento di essere diventato cavaliere, perché non per il titolo, perché comunque vuol dire che qualcuno ha apprezzato quello che ho fatto in tanti anni che faccio questo mestiere. Certo, io poi sorrido, ma è roba seria. È una cosa molto bella, è una roba seria. Esiste l'ordine dei cavalieri dei maccheroni alla chitarra in Abruzzo. È stato istituito nel 2013 su iniziativa dell'Unione Cuochi Abruzzesi. E l'obiettivo è quello di favorire la diffusione, lo studio, la ricerca e la promozione dei maccheroni alla chitarra. Sì. Ma quanta poesia c'è in quello che ho letto? È vero. Che meraviglia. La pasta alla chitarra, il carratore famoso, è la storia dell'Abruzzo, la storia della pasta in Abruzzo. E quale miglior piatto, miglior ingrediente? Ci mette tutti d'accordo, è una bella suonata con la chitarra. Ma anche la prossima volta bussa con i piedi, per cortesia, perché quest'ora io se no faccio, io l'argomento il lunedì, come lo faccio a trattare? Ma infatti, scusa, non hai portato niente. Ma insomma, è un ABC. Allora, la prossima volta improvvisiamo un finger mentre facciamo il salotto. Perché lui potrebbe, perché lui ha una capacità di improvvisare. Tante volte dico, Marco, dai, facciamo un altro piatto, inventati qualcosa. Senti, un insegnamento che ti ha dato Marco in tutti questi anni, prelevane uno. Allora, il primo, a mangiare tutte le tipologie di pesce, perché io ero una gran comodona, quindi comunque andavo sempre a prediligere, sai, il pesce senza spine, i calamari. Invece lui mi ha fatto veramente apprezzare il pescato locale, questo sì, veramente glielo devo. Grazie a lui ho imparato a mangiare tutte le tipologie di pesce, anche quelle meno comode, e quindi ad apprezzarle. Sì, perché poi molti non si vogliono sporcare le mani. E io ero tra quelle persone. Ma io dico sempre, come dice pubblicità, se non ti lecchi le dita, godi a metà. Ecco. È vero. No, però ecco, tante volte oggi noi cuochi, noi chef, semplifichiamo anche un po' questa cosa, nel senso, anche noi in puntata, in trasmissione, insegniamo a sfilettare, insegniamo a, appunto, perché dico sempre, piatti di pronta presa, appunto perché la cucina è andata avanti e... Ma insegniamo anche a recuperare, non buttare via nulla, soprattutto con il pesce non si butta via nulla. Che bella Jennifer, che questo lo ricorda sempre. Sì. Quanto ci tiene, non le togliete la possibilità di dire che si deve recuperare, perché sennò lei si sente offesa. È un crimine. Hai ragione, è un crimine. Recuperiamo, ma poi il cibo, poi il pesce. Esatto. Che butti? Oddio, io devo dire che quando pulisco il pesce sono un po' d'arresto, perché non si dice pulire il pesce. Oddio, che ho fatto? Perché non è sporco il pesce. Hai ragione. Come si dice? Curare. 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 Sì.
la costa San Vito, Fossa Cesia, Valle Vorca, San Giovanni, il termine quando si prende il pesce, tra virgolette, si pulisce il pesce, si cura il pesce. Si non cura. Si Io lo curo male. Magari mi insegnerai a curarlo. Per esempio, un esempio, no? Anche tu mi hai insegnato questa cosa, se non erro, l'acqua faba, che poi è l'acqua di cottura di cottura ceci. Ci si fa la maionese, sì, piuttosto che buttarla, sì, ed esce benissimo, la sostituiamo all'uovo, sì, e si monta la maionese, che sì, è una meraviglia. È Io non lo è sapevo, vero. Quindi ho imparato tante cose, cerchiamo sempre di comunicarle, di raccontarle ai nostri telespettatori affinché tutto abbia una nuova vita. Certo, sempre e comunque. Senti Marco, adesso argomento serio. Sì. La tua realtà, perché poi non ne voglio, sì, fare un discorso generale, parlo, sì, proprio di te, di tuo fratello, sì, e di questa vostra realtà, sì, di ristorazione. Come esce dalla pandemia? Guarda, sono sincero, esce diciamo bene, perché ci siamo rimboccati le maniche, perché abbiamo durante la pandemia non siamo mai stati fermi ad aspettare che qualcuno ci dasse qualcosa. Abbiamo inventato un delivery, abbiamo inventato delle consegne a domicilio e tutto qua. Sicuramente il settore ne ha risentito parecchio, perché purtroppo sono mesi e mesi e mesi di chiusura. La nostra realtà, non avendo, come posso dire, affitti da pagare, non avendo tante spese, non ci possiamo lamentare. Però ripeto, Paola, il settore ne ha risentito, certo, veramente veramente tanto. Voi vi siete fatti camminare la testa, sì, per poter... Anche se io personalmente sono sempre stato contrario a queste chiusure generali, perché ho sempre detto vengono i controlli e ben vengono i controlli, perché, certo, se un ristorante ha le condizioni per rimanere aperto, nel senso le distanze, allora sì. Se un ristorante non ha i presupposti per rimanere aperto, che, cioè, chiudesse. Ma quante ne avete dovute passare? Metti il plexiglass e togli il plexiglass, ecco, e metti. Noi abbiamo anche registrato con il divisore. Sì, 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 infatti. E allora l'errore può essere stato, questa è una mia critica, questa chiusura generale, cioè si chiude, certo, e si chiude tutti. Siamo anche sinceri, non era facile, non è facile, esatto, gestire una situazione, sì, così. Da qualche parte si è sbagliato, no, ma io non assolutamente, e sulla ristorazione degli errori sono stati fatti, perché poi la ristorazione, quanto è difficile sapere cosa è giusto in questi casi, sì, perché la ristorazione è vero intesa come il ristorante, però e tutti i produttori di olio, come produttori, no, di vino, certo, le pescherie, cioè, è un indotto che si è fermato. Assolutamente, ecco. Marco, ci stiamo per salutare, ci è così estinto, vai di pancia, è proprio, sì, il caso di dirlo, ci, sì, dedichi un piatto? A Rete 8 Mattine, qual è il piatto che ti fa venire in mente? Stamattina possiamo fare, Rete 8 Mattine, per il pranzo di oggi, possiamo fare una sagnetta acqua e farina, usando una farina di Senatore Cappelli, con i ceci che diceva Jennifer, ci mettiamo un filettino di triglia croccante. La triglia la sfilettiamo, sicuramente, aguriamo, e con la lisca la testa ci facciamo il brodino, che ci condiremo appunto questa sagnetta. Hai visto? Non abbiamo buttato niente. Mamma mia, che finale di puntata, ragazzi, siamo ripartiti davvero col botto. Col botto. Ci, sì, alziamo e come diamo, no, il bentornato a Carmine per Antonio, il nostro direttore, che ci dà le anticipazioni del TG anche senza mascherina. Carmine, sì, se vuoi e puoi, eccoci qua. Hai capito? Tu devi dire la verità, eri già altrove a pensare alla sagnetta, io lo so. Sì, eri incantato dietro, eri dietro la sagnetta. Le camere, perché poi chiederò anche qualche... Come, sì, tutti noi, come tutti, vabbè, noi. Non te ne andare dopo. No, mi mancherebbe. Allora, di che parla il TG torniamo oggi? Alle situazioni sanitarie. In Abruzzo servono 1700 infermieri per poter mettere a regime la nostra macchina sanitaria in questa situazione di emergenza, ma anche in condizioni normali. Questo è l'appello dell'Ordine degli Infermieri nelle quattro province. Noi abbiamo raccolto e rilanciato nel nostro telegiornale nella giornata in cui noi abbiamo già detto che in Abruzzo per la prima volta si è invertita la tendenza, con un maggior numero di guariti rispetto ai nuovi contagiati
di ogni giorno, questo è successo ieri, ma l'Abruzzo è anche la regione in cui c'è il più alto carico ospedaliero in percentuale di persone che sono in ospedale, in gran parte non vaccinate, e sono ancora alle prese con l'epidemia, occupano posti letto, necessità di cura, e dunque c'è anche un grosso problema relativo al personale sanitario. Poi parleremo dei nostri tribunali, in particolare dei 4 tribunali che sono a rischio di chiudere nel mese di settembre. Sono queste le ore più importanti, quelle decisive, perché si cercherà di far inserire nel decreto mille proroghe una proroga, appunto, per evitare che ciò accada. E si tratta di Vasto, Lanciano, Sulmona ed Avezzano, uffici giudiziari che peraltro, se trasferiti, determinerebbero grossi problemi sia al Tribunale dell'Aquila sia al Tribunale di Chieti, perché non ci sono gli spazi per poter accogliere tutti questi uffici, quindi si chiede un ulteriore slittamento. La politica ci porta all'Aquila, dove si voterà a primavera e dove il centro-sinistra ha scelto Stefania Pezzopane come candidata per sfidare Pierluigi Biondi, ne sapremo di più nel nostro servizio. Poi accennavo anche questa mattina, quando ci siamo visti la prima volta, Paola, è ripresa un po' la movida dappertutto, sì, però con qualche eccesso. Risse che hanno fatto infuriare i residenti a Pescara nella zona del mercato, della zona delle merci, cosa anche questa sembrerebbe una non notizia perché avviene sistematicamente tutti i fine settimana, video virali che vanno in giro, insomma. E poi lo sport, oggi ampia pagina sportiva in cui parleremo delle performance una volta tanto positive delle nostre squadre principali, a partire dal Pescara e dal Teramo, che sono tornate alla vittoria. Evviva! Tutto questo naturalmente nel TG delle 14, e io inizio la carrellata dei ringraziamenti, ma lasciatemelo fare proprio a partire da Jennifer Di Vincenzo. Abbiamo dato il via a questa sinergia, e poi sappiamo benissimo che, oltre ora ad essere tutti lunedì qua in questa postazione con grandi e illustri personaggi come oggi Marco Caldora, subito dopo di noi c'è la puntata di Chef in Cucina, per cui insomma restate ovviamente lì. Grazie Jennifer, a te, Paola. Grazie Marco, grazie a te, Paola. Ci si vede al ristorante Caldora Punta Valle Vo, non vedo l'ora di mangiare i tuoi piatti in riva al mare. E poi io ringrazio la grande squadra di Rete 8 Mattinee, grazie a Lino Lallone in regia, Galvano Coppa che tanto ci hai atteso dietro le telecamere, sei rimasto lì tutta la settimana dietro la telecamera ad aspettarci, grazie Valeria Di Berardino, grazie Cristina Donatelli, Luca Pompei, Andrea Di Fabio, grazie direttore. Grazie, a voi. Grazie davvero, ci ritroviamo puntuali, se lo vorrete, domani alle 11, naturalmente su Rete 8. Ciao!